Allora, buonasera, riprendiamo i lavori del nostro incontro con una sessione conclusiva intitolata Chi dipinge astrattamente? Kojève, Kandinsky e Bataille, cioè un finale in bellezza direi. Allora, il primo oratore è Claudio Zambianchi, che insegna storia dell'arte contemporanea all'Università La Sapienza e si occupa di tante cose, ma mi hanno detto soprattutto di arte contemporanea americana. Mm-hmm. Prego. Grazie dell'invito all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, grazie a Jamila Mascat, grazie a Sabina Tortorella che hanno organizzato questo incontro, che mi ha permesso di rileggere con qualche attenzione il saggio scritto nel 1936 da Alexandre Kojève sullo zio Vassili Kandinsky. L'ho riletto da un punto di vista mio, naturalmente, da un punto di vista da storico dell'arte, benché si tratti di un testo di natura filosofica e non di uno scritto di critica o di teoria dell'arte, forse neanche di estetica in senso stretto. Gli aspetti teoretici del saggio, del resto, sono stati affrontati in Italia da Marco Filoni, naturalmente, da Francesco Galluzzi, da Sabina Tortorella, che parlerà dopo di me, e per essi mi sono affidato alla loro competenza. Dal canto mio, le domande che ho posto al saggio, che mi sono posto circa il saggio, sono in parte diverse dalle loro e ruotano intorno alla questione dell'interscambio fra i due protagonisti. Gli studiosi convergono, un nome su tutti, quello di Dominique Offray, sul fatto che il saggio su Kandinsky segni non solo uno sviluppo, ma anche un cambiamento nel pensiero di Kojève sull'arte. Il cambiamento consiste nella possibilità, appena intravista a me sembra nel 31, come ci diremo, e compresa appieno soltanto nel 36, nel saggio di cui parliamo, che, rubo le parole a Offray, cito, l'inesistente si realizzi nell'arte. Sotto questo profilo mi sembra non solo l'opera picta, ma anche le teorie sull'arte di Kandinsky della metà degli anni 30 potrebbero aver dato un decisivo colpo di timone al pensiero sull'arte del nipote. Kandinsky era arrivato a Parigi nel 1933 dalla Germania dopo aver sottovalutato la presa del potere da parte del nazismo, l'aveva in qualche modo si era reso conto troppo tardi di quello che stava succedendo. A Parigi pochi a quel punto lo consideravano ancora come un personaggio influente, come uno dei padri dell'arte moderna. Si trovava in fondo isolato, stretto, come vedremo, fra un'astrazione geometrica divenuta una sorta di esperanto del modernismo occidentale e il surrealismo che, malgrado il frazionamento delle sue diverse anime, costituiva il movimento più vitale della ricerca artistica e della cultura d'avanguardia parigine. Un surrealismo per cui la nozione kandinskiana di spirituale era fuori gioco e che alla spiritualissima idea di Kandinsky dell'arte come espressione della necessità interiore, famosa locuzione di Kandinsky, aveva sostituito l'idea di un'arte espressione dell'inconscio individuale nelle varie gradazioni che andavano dal meraviglioso di Breton al basso materialismo di Bataille. Forse per questo Kandinsky, proprio in questo momento, ripeto, verso la metà degli anni 30, sente il bisogno di ridefinire le sue idee in rapporto al nuovo contesto di cui stava allora progressivamente prendendo le misure. E forse anche per questo profitta del rapporto con il nipote, uomo di successo nel mondo intellettuale parigino. Dopo avergli chiesto di tutto negli anni precedenti, se avete letto queste lettere fra Kojève e Kandinsky, Kandinsky gli chiede di comprargli i colori in Germania, quando va in Germania, di dargli l'indicazione di un albergo a Parigi dove potesse fare la cena tedesca con gli affettati, le uova sode e il tè, e quindi che gli consentisse di tenere un fornello a spirito per prepararsi il tè. Gli chiede di aiutarlo a mandare i soldi in Svizzera, insomma gli rompe le scatole su tutto, gli chiede questo e altre cose ancora. A ridosso dell'estate del 36 gli chiede anche sto saggio, di scrivere il saggio di cui stiamo parlando, che si intitola, attenzione alle parole, i dipinti concreti
di Kandinsky, un testo che si rivela, lo dicevo poco fa, assai importante per entrambi. Qualcosa va forse detto sulla parola concreto in questo momento della cultura artistica europea e parigina in particolare. Ci informa Georges Roch, uno specialista di arte astratta, uno studioso di arte astratta, e l'anno prima della redazione del saggio di Kojève, Kandinsky stesso, in uno scritto teorico dedicato alla pittura astratta, si intitola La pittura astratta, su cui tornerò, lamenta la confusione che può ingenerare l'espressione appunto pittura astratta. Kandinsky non è il solo a porsi la domanda sull'adeguatezza della definizione di astratto per l'arte non oggettuale. Sono dubbi condivisi da Matisse, da Picasso, da Miró in questi stessi anni, nei quali l'astrazione si era andata via via definendo non solo come termine antinomico alla figurazione, ma anche come una direzione di ricerca nettamente differenziata dal surrealismo proprio perché astratto geometrica. Se astratto è inteso come staccato dal mondo reale, è proprio il surrealista Miró a rivendicare la testuale profonda realtà di quel che i suoi quadri esprimono e usa in opposizione ad astratto l'aggettivo concreto. I segni che trascrivo sulla tela, dice Miró nel 1936, dal momento che essi corrispondono a una rappresentazione concreta del mio spirito, possiedono una profonda realtà. Fin qui la citazione. È la stessa accezione di concreto che si ritrova agli inizi del decennio nelle parole di Hans Arp, che scrive nel 1931, e cito: «L'uomo chiama astratto ciò che è concreto. Io trovo che un quadro, una scultura che non hanno l'oggetto per modello siano altrettanto concreti e sensuali di una foglia o di una pietra». Fine della citazione. Naturalmente, perché gli artisti quando si tratta delle parole le usano un po' come vogliono loro, la parola concreto era stata adoperata nel 1930 in modo sensibilmente diverso da Theo van Doesburg, l'artista olandese già vicino a Mondrian e fondatore di De Stijl, e da Auguste Herbin sull'unico numero della rivista Art Concret, per indicare appunto l'esatto contrario di quello che intendevano Miró e Arp, e cioè un'arte astratto-geometrica tutta di testa e niente di emozione, visceri o intuizione. Cito: «Lirismo, dramma, simbolismo, sensibilità, inconscio, sogno, ispirazione, eccetera, sono ersatz del pensiero creatore». Fine della citazione. Questo quanto scrive van Doesburg nel 1930 nell'editoriale della rivista, in una chiave nettamente e apertamente antisurrealista. È questa forma di rigida disposizione teorica che si oppone Kandinsky quando dice nel 1935, ad esempio, e cito: «La forma senza contenuto non è una mano ma un guanto vuoto pieno d'aria». Fine della citazione. E una siffatta rigidità programmatica è estranea alla definizione di concreto data da Kojève. Eppure, nell'editoriale che introduce la rivista Art Concret, c'è qualcosa che potrebbe aver destato in Kojève un qualche interesse. L'affermazione, cioè, che l'arte figurativa, che sia l'arte figurativa ad essere veramente astratta. E cito: «Alla ricerca della purezza», si legge in questo testo, «gli artisti erano obbligati ad astrarre le forme naturali che nascondevano gli elementi plastici. Una donna», prosegue l'editoriale, «un albero, una mucca, allo stato di pittura sono astratti, illusori, vaghi, speculativi, mentre un piano è un piano, una linea, niente di meno, niente di più». Fine della citazione. Più che in van Doesburg, tuttavia, Kojève poteva aver trovato la nozione che l'arte figurativa sia sempre in realtà frutto di un processo astrattivo, e quindi astratta, espressa in forma non svalutativa, questa idea, nelle teorie accademiche classiciste, per le quali l'artista seleziona dalla natura varie particolarità e, rimettendole insieme, crea il bello. Questo dell'astrazione che crea il bello tramite la selezione è l'aspetto più anacronistico forse del saggio di Kojève su Kandinsky, perché il bello
era scomparso dalla critica della teoria dell'arte d'avanguardia a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Se Baudelaire continua a parlarne è soltanto per proporne una versione tutta contingente e moderna, basata su quelle famose quattro parole, no? L'epoca, la moda, la morale e la passione, e non sui canoni normativi, oggettivi, accademici. Di lì in poi nessun critico o teorico dell'arte moderna fonda sul bello il suo giudizio sull'arte, neanche i più classicisti fra i simbolisti, come ad esempio Maurice Denis. Da quest'ultimo a Tolstoi, da Roger Fry a Matisse e via andare, domina piuttosto l'idea dell'arte come espressione. Tornando a Kandinsky, il trasferimento a Parigi nel 1933 lo spinge, come si è detto, a ridefinire il suo lavoro in rapporto e alla situazione artistica che trova nella capitale francese. La denominazione di arte astratta, ancora largamente accettabile dal suo punto di vista negli anni 20 in Germania, rischiava negli anni 30 a Parigi di situarlo sullo stesso fronte dei gruppi astratto geometrici come Cercle Carré, fondato nel 29, o Abstraction Création, oppure ancora La Concrète di Van Doesburg. Quindi, come già sappiamo, nel 1935, nel testo intitolato La pittura astratta, Kandinsky dichiara inadeguata la parola astratta in riferimento alla sua arte e si propone di sostituire alla locuzione arte astratta quella di arte reale, reale Kunst. Reale perché giustappone al mondo esterno un nuovo mondo testuale dell'arte di natura spirituale e, cito, un mondo che non può essere generato se non dall'arte. E, lo sottolinea Josh Rock, proprio l'anno che precede le discussioni con Kojève, che approdano alla stesura del saggio di quest'ultimo. Quello di un mondo reale, diverso da quello fenomenico e generato soltanto dall'arte, sembra l'aspetto del saggio di Kojève che deve più al dialogo dell'autore con Kandinsky. Reale diventa nel saggio di Kojève concreto, ma a me pare il senso è lo stesso. Ed al canto suo Kandinsky, a partire dal 1936, adotterà negli scritti, almeno quattro, la dizione di concreta per la sua arte. La definizione dell'arte non oggettuale di Kandinsky come concreta è la conquista teorica vera del saggio di Kojève, assai più dell'acrobazia verbale, per cui la vera arte astratta è quella figurativa, perché essa astrae o estrae dal mondo visibile solo il bello e, facendo astrazione di tutte le altre caratteristiche degli oggetti, lo trascrive nelle due dimensioni della tela o del foglio. Questo, lo dicevamo, lo si ritrova nella trattatistica a partire almeno dal classicismo barocco, in Bellori per fare solo un nome. Su questo principio si fonda la teoria accademica di un bello artistico superiore a quello naturale, perché frutto di un processo di selezione e scelta degli aspetti migliori del mondo fenomenico. Mentre l'idea kojeviana che nell'arte si renda visibile un mondo di cui non abbiamo esperienza sensibile, se non dopo che esso si sia realizzato nell'arte, questa, dicevo, è idea assai più originale, su cui Kojève e Kandinsky la pensano in modo analogo. Per capire se e quanto sotto questo aspetto Kojève sia stato influenzato dal dialogo diretto con l'illustre zio, a partire dal trasferimento di quest'ultimo a Parigi nel 1933, vediamo come si erano espresse prima di questa data le idee di Kojève sull'arte. Riassumo per sommi capi. Era dal 1920, da quando cioè aveva 18 anni, che Kojève rifletteva sul ruolo da attribuire all'arte nel suo sistema in rapporto all'inesistente. Immagino che in questa sede io possa dare una serie di cose per scontata e delineare quindi solo i termini principali della questione. Quindi siamo nel 1920, siamo a Roma, di ritorno da una visita alla Galleria Borghese, e Kojève si interroga nel suo diario circa le differenze tra un'opera d'arte e la sua fotografia, e forse anche più in generale fra l'arte intesa come mera riproduzione del visibile e l'arte come, diciamo così, spia dell'inesistente.
La riproduzione fotografica di un'opera impedisce, secondo l'autore, di comprendere le dimensioni sensorie che rendono intuibile quella testuale nulla che è dietro la creazione reale. Fine della citazione. Si tratta dell'inesistente, appunto, che l'arte, secondo Kojève, è in grado di comprendere in modo più immediato del pensiero scientifico. Non so dire, e mi aiuteranno qui più esperti, in che misura Kojève risenta a questo riguardo dell'idea schopenhaueriana che l'arte, a differenza della scienza, possa attingere intuitivamente alla cosa in sé, idea che circola in quei primi decenni del XX secolo negli ambienti legati alle arti visive, ad esempio, giusto per citare un caso famoso, nel Wilhelm Wöhringer di Astrazione ed Empatia. È tuttavia suggestivo pensare alla dicotomia astratto-concreto del saggio di Kojève su Kandinsky sullo sfondo di quella unitas post rem e unitas ante rem attraverso cui Schopenhauer distingue i modi del pensiero scientifico da quelli dell'arte per giungere all'idea. Una cosa però possiamo dire con qualche fondamento in più, o io posso dire con qualche fondamento in più, e cioè che la qualità sensuale dell'opera d'arte, secondo il Kojève del 1920, dà accesso ad una dimensione dell'inesistente che non si esprime apertamente nell'immagine, ma trapela, Roger Fry avrebbe detto, essuda un po' misteriosamente dall'opera, nascosta nella patina del tempo e nei segni della mano dell'artista, non nell'immagine in quanto tale. Sono aspetti dell'opera ulteriori, lo ripeto, rispetto all'immagine, e di qui la differenza con la fotografia, e che sembrano eccedere la materialità dell'opera. L'accento di Kojève sembra piuttosto cadere su aspetti immateriali dell'opera d'arte. In un quadro teorico come quello appena delineato, le differenze fra arte figurativa e arte astratta sono irrilevanti, diciamo ancora irrilevanti. E Kojève afferma proprio questo nella prima delle due lettere di contenuto critico scritte da Boulogne-sur-Seine a Kandinsky dopo la ripresa dei rapporti con lo zio. Il solo dibattito possibile circa l'opera d'arte, scrive Kojève nella lettera, non riguarda il fatto che essa rappresenti o meno la realtà, né testuale, qualcosa di specificamente estetico, che sarebbe un truismo. Si tratta piuttosto di capire se l'arte esprima emozioni soggettive, posizione idealista e soggettivista, appunto, ovvero se l'arte descriva oggettivamente la natura estetica esistente delle cose, posizione quest'ultima realista in senso platonico, ed è quella presa da Kojève, che si chiede se la natura estetica esistente delle cose sia il bello. In questa lettera abbiamo quindi esposta molto in breve l'idea che riassumo di seguito, sviluppata poi nel saggio su Kandinsky nella sezione dedicata all'arte figurativa come arte astratta. L'artista figurativo, per Kojève, astrae dalle cose il bello e lo trascrive sulla tela, lasciando fuori ogni altra qualità. Il bello, più che incarnarsi in un oggetto, trapela immaterialmente dall'immagine. Con questa lettera siamo nel febbraio del 1929. La seconda lettera di contenuto teorico rilevante di Kojève a Kandinsky, pervenutaci, porta la data del 20 settembre 1931, più di 2 anni dopo quella che abbiamo appena visto, 2 anni e mezzo dopo. E nella seconda, a me pare ci sia un brivido diverso, qualcosa che sembra davvero preludere all'idea dell'arte concreta, avanzata nel saggio del 1936. Kojève loda Kandinsky per la sua capacità di trovare forme sempre nuove per la pittura. Gli scrive che la sua arte è migliore della Kleinkunst e del virtuosismo di Klee e lo paragona addirittura a Leonardo da Vinci, che è, come dire, grande cosa. Questo perché nell'arte dello zio Kojève finalmente intravede la possibilità della creazione di forme nuove da parte del genio.
L'inesistente non occhieggia quindi più da qualità immateriali nascoste in immagini che astraggono il bello dal mondo visibile, ma si esprime in oggetti, Kojève parla di creazione, dotati di forme nuove, non astratte o estratte dal mondo fenomenico. Compito del genio è divenuto quello di creare queste nuove forme, non di manipolare quelle già viste. Kojève non sa ancora bene rendersi ragione di quel che ha intuito, testuale, questa comprensione, dice, è ancora molto superficiale. Fine della citazione, ma ha capito di aver varcato una soglia decisiva, tanto da aggiungere che in quanto appena delineato si può vedere, testuale, la giustificazione della pittura senza oggetto. Scusa, scrive a Kandinsky, ma non posso scrivere astratta. E poi dice ancora, mi sembra che l'arte senza oggetto abbia qualche base metafisica, era testuale. A questo punto direi che ci siamo. Kojève si è convinto della necessità di un'arte fatta di forme nuove, continuamente inventate e calate in una molteplicità di opere concrete. Su questo punto l'idea avanzata da Kandinsky nel 1935 di arte reale potrebbe aver offerto a Kojève, alla stesura del saggio, l'occasione di precisare le intuizioni che nel 1931 gli erano parse ancora intuizioni imperfette, superficiali, e di giungere infine alla nozione assai più definita di arte concreta. Proviamo a paragonare due passaggi. Il primo è dal saggio di Kandinsky su Kojève, testuale. L'arte della pittura non rappresentativa è l'arte di incarnare in e tramite un disegno colorato, un dipinto disegnato, un dipinto vero e proprio, un bello pittorico che non è stato incarnato, non è incarnato e non sarà incarnato in nessun altro luogo e nemmeno in nessun altro oggetto reale che non sia il quadro stesso, vale a dire in nessun altro oggetto reale non artistico. Quest'arte può essere definita l'arte di Kandinsky, poiché Kandinsky fu il primo a dipingere quadri oggettivi e concreti. Fine della citazione. E rivediamo ora Kandinsky nel 1935. Testuale. La denominazione migliore per l'arte non oggettuale sarebbe a mio avviso arte reale, perché quest'arte pone accanto al mondo esterno un nuovo mondo artistico di natura spirituale, un mondo reale. Fine della citazione. Mi sembra che fra i due passaggi appena citati vi siano notevoli rassomiglianze. Il concreto di Kojève e il reale di Kandinsky vogliono significare la stessa cosa. E riprova di questo fatto, dal 1936 in poi, Kandinsky, lo abbiamo detto, adotterà l'aggettivo concreta nell'accezione datale da Kojève come la parola più adatta a definire la sua pittura. Grazie. Ringraziamo il professor Zambianchi per questo intervento che mi è sembrato presentarci un riconoscimento reciproco tra lo zio e il nipote, il loro convergere nel rifiuto dell'ersatz, forse. Questo può essere la cosa, e anche l'elemento che più si collega alla concezione filosofica più generale di Kojève, forse poi Marco che e più addentro al Kojève a tutto tondo della mia lettura così riduttivamente ghelianeggiante potrà dire. Comunque mi sembra che ci siamo resi conto di come, se siamo davanti a un pensatore polimorfo, no? In cui, con la capacità di raggiungere vette molto alte in ambiti anche molto, molto diversi. Quindi penso ci sarà sicuramente materiale per il dibattito. Do la parola adesso a Sabina Tortorella, che è una studiosa di Hegel e più in generale della filosofia del diritto, insegna a Parigi e fa parte degli sviluppi di alcuni miei allievi che sanamente sono andati in giro per il mondo. Prego. Grazie. Dunque,
Sebbene la notorietà di Kojève non sia ovviamente legata a studi di carattere estetico, l'arte e in particolare la pittura costituiscono un ambito di interesse per lui sin dagli anni giovanili. Se tale interesse evidentemente può essere spiegato in primo luogo per il legame di parentela con Kandinsky, non deve però essere circoscritto al privato, in quanto l'arte assume per lui un valore filosofico a tutti gli effetti. La scoperta di un Kojève, teorico e critico dell'arte, è possibile grazie alla progressiva diffusione di alcuni testi, molti dei quali grazie a Marco. In primis il diario del filosofo, risalente agli anni compresi tra il 1917 e il 1923, in cui per la prima volta Kojève manifesta la necessità di definire un sapere onnicomprensivo, nell'ambito del quale l'arte assume i caratteri di un'estetica dell'inesistente, come prima Claudio già accennava. In secondo luogo, la seconda fonte testuale è il carteggio tra Kojève e Kandinsky, e infine il saggio del 1936, i dipinti concreti, dove, su richiesta dello zio, Kojève discute del rapporto fra arte e bellezza e traccia una vera e propria storia dell'arte, all'interno della quale la pittura dello zio rappresenta un'arte del tutto inedita. Ora, in questa relazione vorrei ripercorrere, a partire da questi tre testi, quindi diario, lettere e saggio, l'evoluzione della riflessione sull'arte di Kojève, sottolineando come questa riflessione presupponga una teoria della percezione e possa essere compresa a partire dalla nozione di esperienza, in particolare dall'uso che Kojève fa dei concetti di concreto e astratto. Si tratterà di vedere perché Kojève ribalta la classificazione più corrente, in base alla quale l'arte di Kandinsky sarebbe astratta, e riflettere se la pittura di Kandinsky, e quindi il saggio su questa pittura, non possa in qualche modo rispondere alla domanda relativa al destino dell'arte nella dimensione post-storica. Cominciamo dal diario. Definito dall'autore, proprio in una conversazione con Kandinsky, una decorosa Handarbeit, il diario alterna racconti di varia natura, di carattere più privato, filosofico, di letteratura, affrontando temi anche di carattere etico e religioso. Per quanto abbiamo ancora a che fare con riflessioni giovanili, il lavoro è teso a individuare i caratteri di ciò che Kojève definisce principi fondamentali della filosofia dell'inesistente e cerca di mettere a punto un sistema, quindi l'idea di un sistema è un'idea del tutto svincolata dall'incontro con Hegel più tardo, un sistema quadripartito che prevede scienza, filosofia, religione e arte. Per capire cosa dice Kojève sull'arte bisogna cercare di ricostruire, a partire da molteplici annotazioni del diario, di cosa si tratta quando parliamo di una filosofia dell'inesistente. La filosofia dell'inesistente concerne il rapporto fra pensiero e essere, i quali per Kojève sono certo opposti, ma in qualche modo, in un certo senso, reciproci. Sono l'uno l'antitesi dell'altro, perché esistono solo in quanto sono in contrapposizione, ma sono anche intrinsecamente legati, perché è solo in quanto si delimitano e si determinano reciprocamente che divengono reali, termine usato abbondantemente nella relazione di Claudio, che esistono. A proposito dell'essere, Kojève afferma, e cito, che solo l'essere cogitato è reale e solo in quanto cogitato esiste. L'essere reale è un prodotto del pensiero. Così come, a proposito del pensare, scrive, e qui cito di nuovo, il pensiero rende pensabile il pensato, lo realizza e di conseguenza ogni pensiero è reale solo in quanto è cogitato. Se pensiero ed essere diventano reali ed esistono solo in quanto si limitano l'uno con l'altro, centrale è l'uomo, il quale è definito da Kojève come portatore di pensiero concretizzato e concreto, perché è proprio grazie al suo avvento che si determinano l'essere e l'idea. Siccome è l'uomo che genera l'essere e l'idea come elementi contrapposti, è all'io che si deve la realtà di entrambi come prodotto della sua intellezione. Kojève distingue da una parte il non essere come nulla assoluto e dall'altro l'essere come contrapposizione rispetto a questo nulla. Questa differenza fra essere e non essere, afferma Kojève, la possiamo chiamare coscienza.
la quale si definisce a partire dallo scarto fra esistente e inesistente e in relazione al rapporto fra io e non io, soggetto e mondo esterno. L'uomo è coscienza di sé come contrapposto a quanto gli è esterno, ma allo stesso modo è coscienza del mondo esterno come provvisto di proprietà analoghe alle proprie. Possiamo quindi sottolineare che Kojève mette l'accento sull'uomo in quanto soggetto percipiente, individuo creatore, il quale dispone pertanto di un pensiero o di una disposizione creativa, e sono parole di Kojève, disposizione creativa che corrisponde alla capacità sia di entrare in relazione a differenti livelli con il mondo esterno, sia di rielaborare ciò che coglie e comprende. Il processo del pensare è dunque, dice Kojève, un processo creativo e la comparsa dell'uomo coincide con la comparsa del pensiero creativo. In un altro passo del diario, intitolato Sull'inesistente nell'arte e sull'arte dell'inesistente, risalente all'agosto del 1920, Kojève racconta di essere stato, come prima evocava Claudio, a Villa Borghese e di essere rimasto particolarmente colpito da una tela della scuola di Leonardo che raffigura una Madonna che allatta il bambino Gesù. Ne è talmente colpito che acquista una riproduzione dell'opera. La fotografia del quadro rende palese, secondo gli appunti di Kojève, una mancanza, un'assenza rispetto all'originale, come per esempio la mano del pittore che si avverte quando si ammira un quadro e permette così, la fotografia, dice Kojève, di riconoscere l'importanza del ruolo della percezione nel godimento dell'arte. Ritorna a interrogarsi sulla pittura qualche mese dopo, raccontando di aver osservato a lungo le fotografie che aveva in possesso della Gioconda di Leonardo. A proposito degli occhi della Gioconda, egli scrive, cito, che il loro essere, al di là dell'espressività, li rende occhi divini, occhi dell'eternità, sguardo dell'inesistente freddo come fredda l'idea stessa dell'essere, mentre le labbra sono quelle di un essere umano al limite dell'umanità che è un passo dal non essere. Ciò che costituisce il suo valore principale, dunque, della pittura, è la capacità di esibire l'inesistente, ciò che pur non essendo presente nel dipinto può essere colto nella sua assenza. Non si vede, ma è comunque percepito e proprio grazie alla percezione del soggetto diviene reale. Alla luce di tali episodi, Kojève individua quindi come discriminante fra l'arte e altre forme di espressione umane l'elemento dell'inesistente, del non pensabile e il tentativo di esprimere l'idea pura del pensiero in forme che la concretizzino. L'arte, dice Kojève, usa i dati reali del pensiero concreto quale mezzo di espressione dell'idea dell'inesistente, e cioè unione di un dato materiale, la tela, il colore, il pennello, strumento dell'espressione dell'artista e dell'idea pura che l'artista intende esibire nell'opera. La tela del quadro espone quell'idea che non esiste e non è pensabile, ma grazie all'immagine viene percepita come il nulla che è dietro la creazione reale. L'arte quindi, dice Kojève, ha lo scopo di esprimere e rappresentare ciò che non esiste, tende a rappresentare l'inesistente. Due sono le strade possibili per arrivare a rappresentare questo inesistente: quella dell'arte della fotografia e quella della filosofia dell'inesistente in senso proprio. In entrambi i casi abbiamo a che fare con l'inesistente, ma nel primo caso, quello della fotografia, l'inesistente è il risultato del pensiero sul reale. L'artista, cioè, prende le mosse da ciò che è realmente esistente per introdurre l'elemento dell'inesistente solo e soltanto nell'immagine. L'arte quindi interpreta il reale e, raffigurandolo, lo ricrea come idea dell'essere. Dall'altra parte, la seconda possibilità, quella della filosofia dell'inesistente, in questo caso il reale funge da forma di espressione dell'idea dell'inesistente. L'artista rende percepibile direttamente l'idea pura del pensiero, cercando di rappresentarla. Entrambe le tipologie sono arte per Kojève.
Tuttavia, l'arte della fotografia, e teniamo in mente questa distinzione perché poi tornerà anche nel saggio del 36, in qualche modo, l'arte della fotografia mira a rappresentare l'inesistente a partire e attraverso la realtà concreta. Potremmo dire astraendo l'idea dal reale e restituendola nella sua forma pura. Dall'altra parte, la filosofia dell'inesistente ha una forza maggiore in quanto ritrae direttamente l'inesistente, rende percepibile il pensiero stesso che in questo modo diventa immagine, diventa rappresentabile. A partire da queste riflessioni possiamo capire in generale la definizione che cos'è da dell'arte nel diario come, cito, pensiero sulla percezione del mondo esterno, in quanto l'arte realizza le proprietà della percezione di qualcosa al di fuori di se stessi. Le considerazioni più mature e più sviluppate in merito all'arte si devono però al rapporto con Kandinsky. Nel corso degli anni la pittura dell'artista è oggetto di riflessioni già in alcune lettere di Kojève. In una lettera del 29, Kojève presenta una sorta di prospetto sintetico dell'attività condotta dallo zio. Prende le mosse dalla premessa per cui la pittura interpreta non il mondo nel suo complesso, ma uno dei suoi elementi artificialmente isolato. Per questo interpreta solo un dettaglio del reale e non è costretta a rappresentare sempre la stessa cosa. Proprio perché l'artista sceglie un elemento isolato da rappresentare, il quadro presenta un centro di gravità, ha cioè dei limiti esteriori rappresentati dall'oggetto rappresentato. È limitato. Secondo Kojève, i quadri di Kandinsky, fino ad un certo punto, corrispondevano a tale definizione. Erano provvisti di un centro, di un alto e di un basso. Mentre a partire dagli anni 20, Kojève individua l'avvento di una fase nuova nell'elaborazione di Kandinsky, una rottura rispetto alla fase precedente. Riferendosi alla tela Heinicke-Kreise, Kojève riconosce la novità costruita dall'assenza di un centro, dichiarando che in tal modo i dipinti sono altrettanto infiniti del mondo e divengono aspetti della totalità. Lo sviluppo successivo a questo stadio della pittura, tuttavia, è però impossibile, dice Kojève, perché implicherebbe la possibilità di esprimere il mondo stesso in luogo di diversi aspetti del mondo. Siamo negli anni venti. Analoghi tentativi nell'ambito della filosofia hanno portato al silenzio mistico e ciò in pittura significherebbe dipingere tele nere, cioè superare la pittura in quanto tale e quindi filosofia e arte non diventerebbero altro che un silenzio totale, nero, intellegibile. Le riflessioni di Kojève intendono in queste lettere intanto da una parte cogliere la specificità dell'attività di Kandinsky, dall'altra interrogare l'essenza stessa della pittura come disciplina che chiama in causa il rapporto tra conoscenza, percezione e rappresentazione. È in fondo lo stesso Kandinsky che nello spirituale dell'arte annuncia l'avvento di un'arte vera monumentale, un'arte nuova, il cui obiettivo è volto, secondo Kandinsky stesso, a riscoprire come contenuto il che cosa e non più solo il come, per andare al di là della sensazione fisica che un oggetto produce sull'occhio, concentrandosi sull'effetto psichico del colore, il quale, dice Kandinsky, fa emozionare l'anima e può diventare esperienza. È impossibile, dice lo stesso Kandinsky, riprodurre in modo fedele un oggetto perché l'artista dipende dal suo occhio e dalla sua mano. Non si accontenta di registrare l'oggetto materiale, ma cerca invece di dare espressione a quello che deve riprodurre. In un altro scritto di qualche anno successivo, Sguardo al passato, Kandinsky afferma di aver sviluppato la capacità di trascurare l'oggetto, perché nei suoi quadri, dice Kandinsky, l'oggetto si dissolveva. Kojève scrive il suo saggio più compiuto, quindi i dipinti concreti di Kandinsky, è il 1936. Ciò vuol dire che nel frattempo si è trasferito a Parigi e i corsi sulla fenomenologia dello spirito sono in pieno svolgimento. Il
saggio si apre con una tesi molto classica, per quanto Claudio ci ha detto che all'epoca così classica non era, relativa al rapporto di implicazione fra arte e bellezza. Se l'arte è il regno del bello, il bello ha tuttavia un'estensione maggiore, in quanto si può parlare di bellezza anche a proposito della non arte, per esempio della natura. Per spiegare questo concetto, Kojève prende l'esempio dell'albero e individua le differenze fra l'albero dipinto e l'albero vero. Mentre l'albero naturale, l'albero reale, è prima di tutto albero e solo dopo, anche in secondo luogo, bello, l'albero dipinto è il bello in quanto albero. Mentre il primo, quindi quello naturale, resta albero indipendentemente, poiché è in aggiunta e solo in seguito bello, il quadro non ha nessun'altra utilità, non serve a nulla se non per il fatto che è bello. Tanto che, dice Kojève, il bello nell'albero dipinto è il suo essere stesso. In relazione all'oggetto naturale, l'arte mette in atto dunque un duplice processo apparentemente contraddittorio. Da una parte estrae il bello dalla sua incarnazione concreta, ovvero astrae da tutte le caratteristiche, dal contesto in cui l'albero assolve la sua caratteristica, il suo ruolo di albero, ma contemporaneamente nel quadro stesso, lo stesso oggetto è l'incarnazione del bello. Il bello diventa l'essenza dell'oggetto, il quale si presenta così nella sua autonomia, nella sua indipendenza. Non è più legato al suolo, non è più legato all'aria, all'acqua, eccetera. Nello specifico, dice Kojève, la pittura si divide in due categorie. Da un lato la pittura rappresentativa, astratta e soggettiva, che include la pittura simbolica, realista, impressionista ed espressionista. Dall'altra la pittura non rappresentativa, concreta e oggettiva. Sebbene allora uno potrebbe essere appunto tentato, indotto a definire Kandinsky come l'unico rappresentante della pittura astratta, per Kojève è l'unico rappresentante della pittura concreta. E per capire questa distinzione bisogna entrare nel merito dei due gruppi. La pittura rappresentativa è tale in quanto rappresenta qualcosa che è estratto dal reale. L'albero che esiste viene dipinto distaccando da esso il bello, astraendo da tutto quello che lo rende albero, la grandezza, lo spessore, l'odore. Dice Kojève, il bello dell'albero dipinto è molto più povero del bello dell'albero reale. Tutto è stato eliminato. Qualunque forma di pittura che è rappresentazione, cioè raffigurazione di qualcosa che già esiste al di là del quadro, è astratta nella misura in cui riproduce il bello tratto da un oggetto reale non artistico. Tale processo avviene a partire da un punto di vista, quello del pittore, ovvero di un soggetto, il quale opta per una prospettiva attraverso cui dipingere l'oggetto. L'artista è quindi prima di tutto un individuo che percepisce il mondo in base alle sue sensazioni e alle impressioni che riceve opera una propria scelta, una selezione di ciò che rappresenta. L'arte rappresentativa è quindi per l'uomo, presuppone e necessita chi la guarda, il quale è un soggetto con la propria storia, le proprie esperienze, in base alle quali opera l'astrazione e rappresentazione. Al fine di capire il rapporto fra oggetto reale e oggetto rappresentato, Kojève si interroga sul ruolo del soggetto, domandandosi se la sensibilità sottragga o aggiunga qualcosa rispetto all'originale, ovvero in che senso il dipinto possa essere più ricco o più povero rispetto a ciò che esiste. Per capire questo possiamo riferirci a un'opera più tarda di Kojève, Les concepts, les temps et les discours, che costituisce una delle introduzioni al sapere, al sistema del sapere a cui stava lavorando, in cui l'autore dedica una sezione espressamente ai concetti di astratto e concreto e prende come esempio di nuovo l'albero. Dichiara infatti che, considerando un albero concreto, quello che per esempio egli vede dalla finestra di casa sua, si può dire che è particolare in quanto differisce da tutto ciò che non è l'albero stesso. Affinché cioè si possa parlare proprio di quell'albero concreto, particolare, bisognerebbe separarlo dal resto del mondo, isolarlo, anche se esso, senza le radici, la terra e l'acqua, non potrebbe esistere.
L'albero particolare non è dunque né reale né concreto, ma il prodotto di un'astrazione, che d'altronde non è realizzabile. Le cose particolari sono realtà astratte e diventano tali attraverso la nostra percezione. Prosegue allora Kojève dichiarando che ciò che noi opponiamo alla nozione albero, detta astratta, non è l'albero stesso, ma il contenuto, detto concreto, della percezione di un albero, effettivamente percepito da un essere umano. In realtà, dice Kojève, è sufficiente guardare un po' più da vicino le cose per vedere che siamo in piena astrazione. La percezione rivela cioè certi aspetti dell'interazione fra soggetto e oggetto. Se nel mondo in cui viviamo le cose cambiano aspetto a seconda del soggetto a cui si presentano, ciò apre una serie di questioni relative al punto di vista individuale, alla possibilità cioè di non percepire alcune particolarità dell'oggetto e più in generale al rapporto di corrispondenza fra oggetto reale e oggetto percepito. Pertanto, Kojève afferma che quando si vuole, attraverso la strada della percezione, raggiungere il concreto ed evitare l'astratto, è necessario completare la cosa percepita con l'uomo che la percepisce. Solo in quanto si completa la cosa percepita e l'uomo che la percepisce, si può parlare di qualcosa che è concreto e non è astratto. La condizione del pittore, potremmo dire, è allora la situazione di un qualunque individuo, di una coscienza, che hegelianamente è un soggetto che conosce un oggetto, è sapere di sé e dell'oggetto al quale, diciamo, di pari tempo si rapporta. Se la pittura figurativa nasce dalla percezione del pittore, e se la percezione è astrazione, ecco dunque che questo tipo di arte non potrà che essere astratta. Ed è inevitabile qui cogliere, dietro le considerazioni di Kojève, motivi chiaramente hegeliani, in particolare rispetto alla fenomenologia dello spirito. Il percorso che la coscienza per Hegel compie fra certezza sensibile e percezione mette in campo le stesse problematiche, mostrando come la certezza sensibile, lungi dall'essere il sapere più ricco, sia in realtà quello più astratto, perché è condizionato dall'ic et nunc dell'esperienza. Afferma Hegel infatti, e cito, che la certezza si dà a vedere come la verità più astratta e più povera. Per spiegare questo, anche Hegel ricorre all'esempio dell'albero, affermando che la conoscenza di quest'ultimo è divenuta inessenziale. Dal momento che la sensazione immediata è, cito, un vedere semplice, indifferente, la verità di questa certezza è nell'oggetto come oggetto mio. È l'oggetto, l'oggetto è perché io so di esso. Nel corso del cammino della coscienza, mentre in un primo momento quindi l'oggetto era posto come essenziale e in un secondo momento si rivelava universale e astratto, a proposito della percezione, Hegel afferma che in essa si presentano anche diverse proprietà che sembrano essere proprietà della cosa, ma unificare queste proprietà, ed è Hegel che parla, tocca soltanto alla coscienza. Pertanto, conclude ancora Hegel, nel percepire assistiamo al gioco di queste astrazioni e laddove esso, il percepire, opina di trovarsi nella condizione più ricca, si trova in realtà nella situazione più povera. Alla luce di queste considerazioni possiamo allora individuare qual è l'interpretazione che Kojève dà di Kandinsky. La questione è fondamentalmente la seguente, cioè se ogni quadro che incarna un bello già incarnato in un oggetto reale è necessariamente un quadro astratto e soggettivo, proprio perché rappresenta un oggetto percepito da un soggetto, in che cosa consiste quell'arte che Kojève definisce oggettiva, cioè l'arte di Kandinsky? In che senso e perché i suoi dipinti, proprio in quanto non figurativi, si rivelano cioè concreti? I quadri di Kandinsky, spiega Kojève, sono tali perché non presuppongono la relazione di un soggetto ad un oggetto esterno, naturale, da cui traggono il bello, ma presentano un bello pittorico che non è incarnato in nessun altro luogo e nemmeno in nessun altro oggetto che non sia il quadro stesso, vale a dire in nessun oggetto reale che non sia artistico.
Il bello del dipinto, dice Kojève, è creato di sana pianta. Non rappresenta nient'altro oltre se stesso, non esiste al di fuori del quadro. L'esempio che Kojève fornisce è l'opera Cerchio Triangolo. Non esistendo un altro cerchio triangolo nella realtà, il dipinto non è astratto, ma ha la stessa valenza ontologica dell'albero reale e quindi può essere considerato concreto. Essendo creato dall'artista, non è il risultato della sua percezione, non dipende dalla sua attitudine rispetto all'oggettività. Non è una cosa vista da un soggetto e pertanto può essere definito oggettivo. L'opera di Kandinsky è dunque pittura totale e assoluta, perché non rappresenta un frammento dell'universo, ma un universo intero, reale, completo, concreto, racchiuso in se stesso e sufficiente a se stesso. Il dipinto di Kandinsky è dunque indipendente da Kandinsky stesso, è autonomo rispetto al suo stesso creatore ed esiste così come esiste l'essere, è esso stesso un oggetto. Non si tratta più di pitture di oggetti, bensì di oggetti dipinti. Allo stesso titolo, dice Kojève, degli alberi, delle montagne, delle sedie e degli stati. Si può allora sostenere che proprio in quanto non rappresentativa, la pittura di Kandinsky raggiunga il livello più alto di iconismo, ovvero di aderenza al reale, dal momento che non necessita la mediazione del soggetto. In questo modo l'arte perde non solo il valore di mimesis, ma segue un processo che la rende progressivamente sempre meno distante dalla natura, perché rompe quel rapporto di rappresentazione che la legava all'esistente. Le opere d'arte sono dunque cose in sé al di fuori della relazione con l'artista. L'arte di Kandinsky elimina l'elemento limitativo, ma per questo diventa la più realistica, perché non ha più la funzione di rappresentare qualcos'altro. Da questa prospettiva, la pittura di Kandinsky si pone al termine dello sviluppo della storia dell'arte, rivelandosi come il fine dell'arte precedente e come la fine dell'arte in quanto tale. Potremmo dire che dietro la storia dell'arte ricostruita da Kojève c'è la fenomenologia dello spirito, il Bewusstsein da una parte e l'absolutes Wissen dall'altra, l'arte come Vorstellung e potremmo dire l'arte come Darstellung. Affermare che non c'è più soggetto significa per Hegel che siamo giunti alla fine della storia. Se per quel che concerne il discorso non c'è più il filosofo, nell'ambito dell'arte non c'è più il pittore. L'arte concreta è perciò l'arte dell'epoca post-storica. Il quadro è per la pittura ciò che il libro è per la filosofia. In quanto entrambe le attività sono legate al soggetto come attività negatrice, la filosofia e l'arte condividono lo stesso destino e il loro compimento è l'opera ultima, totale, eterna. È necessario pertanto mettere in luce una differenza rispetto alla lettera che citavo poco fa, che Kojève invia a Kandinsky negli anni 20. Se all'epoca, negli anni 20, considerava impensabile il superamento della pittura in quanto tale, perché diceva altrimenti le tele sarebbero solo nere, nel 1936 considera questa ipotesi come l'esito impiccio di quella dialettica storica la cui genesi deve essere ritrovata nella sua interpretazione della filosofia hegeliana. Così come l'arte astratta figurativa presuppone un soggetto, cioè una coscienza che è tale in quanto coscienza di qualcosa, azione negatrice che si relaziona ad un oggetto, l'arte concreta è la prova che si è giunti alla piena identità dell'oggetto con il soggetto, il quale ha soppresso l'opposizione fra sé e il mondo. Se la pittura astratta può essere paragonata a quell'arte che nel diario del filosofo Kojève descriveva come risultato del pensiero sul reale, quindi come arte della fotografia possiamo dire, la pittura concreta diviene allora forma, e cito, forma di espressione dell'idea dell'inesistente, perché permette all'idea pura del pensiero di giungere alla presenza, ovvero di prendere forma, di esistere. In ogni caso, ricalcando un'espressione che Kojève usa sempre nel suo diario, cito, la pittura è idea concretizzata, la quale ha certo la necessità del disegno e dei colori, in quanto è e non potrebbe che essere immagine. Per questo la pittura di Kandinsky è arte assoluta e pura, che dichiara Kojève, come citava Claudio prima, ha una base metafisica, e proprio perché
sottratta all'apparenza e indipendente da confini spazio-temporali, diviene immagine metafisica, manifestazione dell'essere. Venuto meno il rapporto fra un soggetto ed un oggetto, sia che il soggetto in questione indichi il filosofo o l'artista, la questione diventa quella di comprendere la relazione fra i due ambiti del sapere, cioè fra la filosofia, o meglio la saggezza, e l'arte, o meglio potremmo dire la pittura concreta ed oggettiva. Ed è proprio questo l'interrogativo che resta aperto e che la definizione di un sistema del sapere, quel sistema a cui ha lavorato incessantemente Hegel come mise à jour del sistema hegeliano, avrebbe forse potuto rispondere. In conclusione, però, bisogna notare e sottolineare che la riflessione sull'arte di Kojève tradisce un netto distacco rispetto alla filiazione hegeliana, non mettendo in nessun modo in discussione l'arte come manifestazione dello spirito di un popolo. E forse dunque proprio perché l'arte sembra del tutto priva della capacità di essere Bildung che essa continua ad esistere anche dopo la storia. Mentre il libro è unico e si può immaginare al massimo una sua attualizzazione, si continuano a dipingere quadri. Ecco allora che possiamo rileggere la famosa nota dei corsi che Kojève tenne su Hegel, perché quella nota assume forse un significato diverso se si presta attenzione a quello che dice Kojève sull'arte nell'epoca della fine della storia. Cito, e qui concludo, tutto il resto, dichiara, può mantenersi indefinitamente. L'arte, l'amore, il gioco, insomma tutto ciò che rende l'uomo felice. Perché anche nella post-storia gli uomini costruiranno i loro edifici e le loro opere d'arte come gli uccelli costruiscono i propri nidi e i ragni tessono le proprie tele. Grazie. Ringraziamo Sabina che ci ha mostrato in modo molto puntuale il nesso tra queste riflessioni di Kojève sull'arte e il suo rapporto con Hegel, direi riportando tutte le aporie e i paradossi dell'interpretazione hegeliana anche su questo piano, diciamo, dell'esistenza dell'arte in un'epoca post-storica. Quindi si inserisce perfettamente già nel dibattito che abbiamo svolto questa mattina e che continueremo. E do ora la parola invitandolo. Massimo Palma, che insegna all'Università Suor Orsola ben in casa e che si occupa, indicherei, una trilogia di argomenti di Max Weber, dell'hegelismo francese e di un autore molto caro ad entrambi che è Walter Benjamin. Prego, Massimo. Grazie a Paolo Inci, grazie a Sabina e Giamila per aver organizzato questa due giorni di interventi e analisi di questo autore così complicato, e essendo un autore complicato io non ne parlerò perché mi è stato chiesto di parlare di Georges Bataille, che ovviamente ha a che fare in molti sensi con Kojève, ma da lui va distinto per molte ragioni. Parlare di Bataille e l'arte è un compito non agevole, quindi elenco subito una serie di excusaciones non petite di incapacità mia che vi dimostrerò di parlarne adeguatamente, e sicuramente è un'indicazione per poterne parlare è data dal titolo di questa sezione, che è chi dipinge astrattamente. Ho provato a prenderla sul serio, cioè risalendo all'autore della frase originale, cioè chi pensa astrattamente, ovvero il plurimensionato Hegel, di cui Bataille fornisce una lettura straniante e completamente contorta, tipica del personaggio, ma molto utile anche per pensare l'arte. E lo fa nel modo più particolare, più strano possibile, ovvero
esordisce nel suo, nella sua carriera di polemista, di pensatore e di pornografo, cioè di scrittore di libri pornografici, attraverso un confronto tra Hegel e Tristan Tzara o Tzara, ovvero un dadaista, apparentando in qualche modo Hegel e il movimento Dada. Vediamo come. Dall'inizio della sua carriera, diciamo dalle fine degli anni 20, attraverso il primo tentativo di rivista di questo grande uomo di rivista che fu Georges Bataille, egli manifesta un interesse radicale ed estremamente originale per le figure, le immagini, le riproduzioni. Da subito l'espressione immaginale, iconica, viene però usata in modo filosofico per criticare radicalmente un certo uso astratto delle immagini. A dipingere astrattamente l'idea è per lui appunto Tristan Tzara e attraverso di lui Hegel. Per Bataille il movimento Dada può essere ricostruito con una formula molto semplice di cui parlerà 30 anni dopo in uno scritto che si chiama Al di là del serio, ovvero la formula non faccio mai progetti. Quindi in qualche modo dobbiamo capire come Hegel venga riassunto da questa formula abbastanza ristretta. Un giovane Henri Lefebvre, nel marzo del 1924, sulla rivista Philosophie, aveva descritto, aveva colto del dadaismo l'ansia di raggiungere a sua volta un qualche assoluto, una chiave hegeliana. Un assoluto nichilistico, diceva, era una pseudomagia infantile. Mentre il dada si muove per sfuggire a tutte le definizioni, la sua negazione definisce se stessa fin troppo potentemente come una negazione di sé. Questo giudizio nel 24 lo ritroviamo in qualche modo nel 29, 5 anni dopo, in Bataille, quando Bataille attacca in uno scritto dal titolo La figura umana, con argomenti filosofici Tristan Tzara, accusandolo di indolenza, perché riteneva che vi sia una qualche sistematicità nell'assenza di sistema. Ovvero l'assenza di sistema è ancora sistema, ma è il più simpatico. Questo era il giudizio di Tzara, espresso già nel 1918 nel manifesto dadaista. Bataille lo attacca, dice non vi è più alcun mezzo per evitare il panlogismo hegeliano e le sue conseguenze grevi, ossia la brama sordida di ogni integrità, l'ipocrisia cieca, il bisogno di essere utili a qualsiasi cosa di determinato. Asservito a qualsiasi determinatezza, il dadaismo in pratica ripeteva la lode hegeliana di ogni elemento che sia funzionale a una mediazione. Era la stessa condanna formulata da Lefebvre. Lefebvre aveva detto: il dada spacca il mondo, ma i pezzi sono belli. E raccontava 50 anni dopo: ogni volta che incontrava Tzara, Lefebvre si sentiva chiedere: e allora stai raccogliendo i pezzi? Conti di rimetterli insieme? E lui rispondeva puntualmente: no, voglio finire di fracassarli. Bataille non smise da parte sua di esaltare i pezzi, solo che vi tolse il giudizio di gusto espresso dall'aggettivo bello. L'arte spacca il mondo e i pezzi sono mostruosi per Bataille. Vediamo in che modo. Il testo che abbiamo già citato, La figura umana, è uno dei primi, se non il primo, in cui Bataille comincia questo corpo a corpo con Hegel, che all'epoca è ancora un corpo a corpo con Breton e con il movimento surrealista. Il pretesto dello scritto di Bataille è l'immagine mostruosa, a sua detta, consegnata da un gruppo piccolo borghese che è in posa per un matrimonio. Stiamo parlando di una fotografia di un matrimonio di una generazione precedente. L'assoluta distanza dello spettatore di quella foto viene letta da Bataille attraverso la lente straniante di una sorta di discontinuità assoluta nella natura umana, ovvero l'osservatore della foto non si riconosce, non riconosce i membri della foto come esseri umani, li vede talmente distanti da non considerarli umani. Cos'è natura umana? Questa è la domanda iniziale di Bataille. La credenza nell'esistenza di questa natura presuppone in effetti la permanenza di certe qualità eminenti e in generale di una modalità di essere in rapporto
di essere in rapporto a quel gruppo rappresentato in questa in rapporto a cui il gruppo rappresentato in questa fotografia è mostruoso, senza demenza. Questo ridicolo antromorfismo di cui ha parlato Georges de Lieberman commentando questo saggio di Bataille passa però immediatamente a un dato selvaggio. C'è un rapporto di inversione, comunque di somiglianza, in questi spettri inquietanti che emergono dalla fotografia di questo passato di una generazione, che si presentano all'osservatore, spettri dal passato. C'è innanzitutto, in questa sorta di paese di mostri selvaggi, una sproporzione che rimanda a una dismisura comune tra uomo e uomo e tra natura e natura. Dice ancora Bataille, in un pezzo di questo saggio passato alla storia per la sua conclusione, che vi leggo per intero: c'è ragione di delimitare il senso di questa negazione, che in particolare esprime due assenze di rapporto. La sproporzione, essendo l'assenza di misura comune tra diverse entità umane, per qualche verso uno degli aspetti della sproporzione generale tra l'uomo e la natura. Quest'ultima sproporzione ha già ricevuto, almeno in una certa misura, un'espressione astratta. È inteso che una presenza così irriducibile come quella dell'io non trova posto in un elemento, in un universo intellegibile. E reciprocamente, questo universo esteriore trova posto in un io solo col sostegno di metafore. Ma noi attribuiamo più importanza a un'espressione concreta di questa assenza di rapporto. Se in effetti si considera un personaggio scelto a caso tra i fantasmi qui presentati, la sua apparizione nel corso di serie indiscontinue espresse dalla nozione di universo scientifico, oppure più semplicemente in un punto qualsiasi dello spazio e del tempo infinito del senso comune, resta perfettamente sconvolgente per lo spirito, tanto sconvolgente quanto quella dell'io nel tutto metafisico, o piuttosto, per tornare all'ordine concreto, quanto quella di una mosca sul naso di un oratore. Bataille verrà attaccato violentemente per questa conclusione da Breton e continuerà la polemica tra i due che era già nell'aria. Il problema resta appunto quello del ruolo dell'io in rapporto a un universo che viene considerato innanzitutto come discontinuo. Bataille punta a individuare un'espressione non metaforica della sproporzione tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e la natura. L'attacco a Zara è rivolto a chi incoraggia una raffigurazione ancora astratta della sproporzione. L'emblema della mosca è l'onnipresente segno di questa ricerca di concretezza, di questa paradossale dialettica immanente di un fenomeno che individua somiglianze e sproporzioni. E per fare questo Bataille deve passare all'analisi dello spazio. Allo spazio è dedicato un altro minuscolo articolo su Document, sempre del 1930 stavolta, che presenta una visione davvero incongrua dello spazio. L'inizio del pezzo, notiamo bene, è ancora contro un certo concetto facile di astratto. Il concetto facile di astratto è il concetto dei filosofi. I filosofi, questi maestri di cerimonia dell'universo astratto, hanno indicato come si deve indicare lo spazio in ogni circostanza. Purtroppo lo spazio è restato monello, il termine francese è voyou, ed è difficile enumerare quel che genera. È discontinuo quanto un imbroglione per la disperazione del suo papà filosofo. A rigore lo spazio rompe la continuità, senza che si possa dire perché. Non sembra che una scimmia vestita da donna non sia una divisione dello spazio. In realtà la dignità dello spazio è talmente ben stabilita e associata a quella delle stelle che è incongruo affermare che lo spazio può divenire un pesce che ne mangia un altro. Queste strane definizioni sono accompagnate da fotografie, di riproduzioni di quadri o fotografie che rappresentano appunto un pesce che ne mangia un altro, una scimmia vestita da donna. Anche quello è spazio. Lo spazio cioè non è filosoficamente la condizione trascendentale della sensibilità a priori per Kant, ma è appunto innanzitutto incongruità, è tutto affossato nella percezione dell'individuo di quello che emerge dallo spazio. Per cui lo spazio è monello, il termine voyou è un termine che poi avrà tutta una sua storia nel romanzo di Quesnot di 10 anni successivo, Pierrot Mon Ami, che poi verrà interpretato da Kojève nella sua splendida lettura di Quesnot come autore letterato dei romanzi della fine della storia in Critique negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Ma torniamo all'esempio classico chiamato in causa da Bataille per parlare di spazio.
perché è classico, perché il pesce che mangia il pesce è una figura, il pesce grande che mangia pesce piccolo è una figura storica, diciamo, degli esempi del realismo politico in generale. Viene da Varrone, dalle Satire Minimi Imperii di Varrone, ma è stata utilizzata anche da Spinoza, per esempio, nel Trattato Teologico Politico, nel XVI capitolo. Cosa c'è nella figura, nel tentativo di Cogè? Perché parla di spazio in modo incongruo, per non rappresentarlo come astratto, ma per dargli concretezza? C'è il tentativo di drammatizzarlo, sicuramente. La natura viene ridotta al principio, la natura dello spazio, viene ridotta al principio di un simile che ingoia un suo simile per uscirne sformato e alterato, diverso. Spazio è un processo di deformazione progressivo. Se quel che colpisce è indubbiamente sempre in battaglia il lato esistenziale, patetico della sua scrittura, del suo lessico, il cuore della questione è la ricerca di concretezza nel proporre la tesi della discontinuità uomo-uomo-uomo-natura e della sproporzione come fondamento della creatività, della ricezione e della creatività. Il concreto del gioco artistico non è nell'accordo di forme, nell'armonia, ma nell'istante eccessivo della sproporzione e della deformazione. Questo farsi concreto dello spazio, apparentato al sommo diritto di natura spinoziano, il potersi estendere finché dura la potenza, non serve a conferire se non un'eco suggestiva al momento a questo ineffabile tentativo batagliano di riportare lo spazio a un ruolo di monello, di voyou. Si tratta di sintomi di un incrocio che, in termini più che nicciani, diciamo, prima si potrebbe parlare di termini hölderliniani, di un incrocio tra aorgico e organico, tra forma di emergenze giocate nella raffigurazione dell'immagine. Il termine su cui gioca Bataille è ancora incongruità. C'è un articolo del 1930, ancora una volta, in cui ulteriormente viene usato il termine incongruità, e l'articolo è Scarti della natura. Tutto parte apparentemente da un discorso di estetica della ricezione. Dice Bataille: un fenomeno da baraccone qualsiasi provoca un'impressione positiva di incongruità aggressiva, un po' comica, ma assai più generatrice di malessere. Questo malessere è oscuramente legato a una seduzione profonda. Nel dover ricondurre la seduzione che esercita la figura di un mostro della natura, perché di quello si sta parlando, i mostri, chi sono i mostri, chi sono i fenomeni da baraccone che vengono esposti, Bataille richiama in causa un certo ruolo morale della natura. E dice: se può essere una questione di dialettica delle forme, è evidente che bisogna tener conto in primo luogo di questi scarti di cui la natura, benché siano per lo più determinati come contro natura i mostri, è incontestabilmente responsabile. Ma cosa allude Bataille quando parla di dialettica delle forme? Nell'esempio successivo, basato sull'esperimento di Galton, che aveva messo insieme 400 studenti bianchi americani per formare il tipo medio dello studente americano, dove il tipo era proprio il tipo ideale, il più bello di ogni singola componente, Bataille aveva osservato come ogni singolo volto di quei 400 avesse un che di mostruoso, fosse quell'accidente non riducibile alla tipizzazione svolta da Galton, che secondo Didi Lieberman prelude a una certa tipizzazione, a una certa standardizzazione della figura del volto umano, a l'ombrosismo di Galton, che mirava in qualche modo a creare dei tipi, delle faces criminali, alludeva a una ideologia politica del controllo. Bataille vuole sottrarre il singolo volto di quei 400 a questa presa del controllo fisionomico, chiamandoli mostri. I mostri sarebbero situati dialetticamente all'opposto di quella regolarità geometrica che ne individua una possibile standardizzazione. E riprende Bataille, in chiusura di articolo, un'intenzione che aveva sentito di persona da Eisenstein in una conferenza svolta alla Sorbona nel gennaio di quel 1930. L'intenzione era quella di realizzare una dialettica filosofica attraverso le forme. Bataille commenta dicendo che la determinazione di uno sviluppo dialettico di fatti tanto concreti quanto sono le forme visibili sarebbe letteralmente sconvolgente.
chi dipinge astrattamente di nuovo? Bataille sta mirando a realizzare una dialettica immanente a figure concrete, a volti concreti, ai mostri, agli accidenti che tutti in qualche modo siamo. Il mostro è la natura al contrario, il contronatura, e quindi è l'assolutamente concreto, mutilo, ma è dialettico perché affascina, seduce mentre spaventa. Il mostro è il gioco della natura che produce il suo opposto finché ha energia per farlo. Ora vengo qui a una piccola parentesi che riguarda un autore che rientrerà in gioco solo molto tardi in Bataille, negli anni 50. L'autore è Heutzinger, che verrà commentato da Bataille appunto in un articolo su Critique del 51. Heutzinger nel 1933, come qualcun altro, fece un importante discorso di rettorato. Non tutti i discorsi di rettorato si assomigliano, non tutti hanno valenze naziste. Questo discorso di rettorato fu tenuto a Leida col titolo Sui limiti del gioco e del serio nella cultura. È in nuce. Conteneva i lineamenti fondamentali del suo libro del 1938, Homo Ludens. Homo Ludens, titolo seminale, che mirava a considerare il gioco come fenomeno culturale. Heutzinger, diciamo, è appartenente a quell'epoca in cui il gioco è visto come espressione della cultura, della civiltà in senso lato, ed è visto in contrapposizione a ciò che è serio, termine tedesco è ernst, che ha un ruolo che vedremo dopo, e che sottolineava, diciamo, l'opposizione greca tra lavoro e diagogè, che l'ozio è preferibile al lavoro perché questo ha un telos, mentre il gioco per Heutzinger è un'azione secondo una regola volontariamente assunta che impegna in maniera assoluta e che ha un fine in se stessa, è un'azione autotelica, potremmo dire, che è accompagnata da un senso di tensione e di gioia e dalla coscienza di essere diversi dalla vita ordinaria. Non è l'unico a vederla in questo modo, Heutzinger. C'è un passaggio del testo di Heutzinger che ci interessa, perché Heutzinger qui se la prende con Schiller, con le lettere sull'educazione estetica di Schiller, che mettono in rapporto l'arte, la produzione di arte, la creatività con quello che è definito come lo Spieltrieb, l'impulso, il bisogno di gioco, l'impulso al gioco. Dice, il bisogno della creazione plastica non si limita affatto al bisogno di ornare. Una relazione tra arte e gioco è stata ammessa già da lungo tempo in quella teoria che voleva spiegare la creazione di forme d'arte dall'impulso innato verso il gioco, e qui cita Schiller. Non possiamo misconoscere un nostro istintivo bisogno di ornare, di ornamento. La polemica contro l'ornamento ha una lunga storia che parte perlomeno da Adolf Loos, dal suo testo degli inizi del Novecento. Appunto, però il bisogno di creazione plastica non si può limitare al bisogno di ornare, perché è come minimo triplice: bisogna ornare, costruire e imitare. Per far derivare l'arte grossolanamente da uno Spieltrieb, un bisogno di gioco, si dovrebbe farne dipendere anche il costruire e riprodurre. Le pitture trogloditiche dell'età della pietra sarebbero dunque il prodotto di un istinto ludico? Si chiede Heutzinger. Affermarlo sarebbe un'impresa temeraria. Anche assegnando al gioco come fattore di cultura un significato tanto primordiale ed essenziale, non possiamo però considerare risolte le origini dell'arte riferendole all'innato istinto ludico. Heutzinger sembra dunque prendere le distanze da Schiller e dalla sua ipotesi fondamentale, diciamo, di connessione tra arte e gioco. Eppure lo stesso capoverso viene concluso con uno stile fatto di elenchi e concessive in modo abbastanza dubitativo, come a dar ragione a Schiller. Sebbene sia difficile davanti a molti prodotti della sovrabbondanza e ricchezza delle arti figurative reprimere l'idea di un gioco della fantasia, di un giocoso e giocante creare dello spirito e della mano, la selvaggia bizzarria delle maschere dei popoli primitive, l'intreccio di figure sui feticci, il magico miscuglio di profili ornamentali, il contorcimento caricaturale di figure umane e animalesche suscitano banalmente l'associazione con la sfera ludica.
progressivamente Huizinga prende uno stile molto simile a Bataille nel lessico, mi sembrava di cogliere. Alla fine della fiera, insomma, anche questo dotto olandese molto accademico e molto lontano da Bataille concede che dietro la selvaggia bizzarria, dietro l'incrocio contorto e deforme dell'umano e dell'animalesco, vi possa essere un'azione della sfera ludica. Il suo scritto appunto non passerà inosservato in traduzione francese. Bataille si getta su Homo Ludens, appena tradotto, nell'estate del 51. Coglie immediatamente quale possa essere la posta in gioco in quello scritto in cui, fondamentalmente composto nel 33, e nel 33 era stato un anno importante anche per Bataille, perché aveva scritto la nozione di dispendio, la notion de dépense. Apre la sua recensione di Huizinga, Bataille, dicendo: quindi non sono solo gli animali a giocare, è la natura tutta che può essere vista come un gioco. I frammenti straordinari della natura, i loro colpi di scena infiniti, la profusione di forme inutili, brillanti o mostruose, non sono soltanto dei giochi nel bagliore dello spirito, sono oggettivamente dei giochi, nella misura in cui non hanno fine. Quindi la ateleologia della sfera ludica è il primo elemento dello scritto di Huizinga a colpire Bataille, con annessa la spiegazione di Huizinga della febbre, della gioia che accompagna l'esperienza ludica. Ma subito Bataille va nella direzione di connettere l'idea cardine di Huizinga, la serietà con cui si gioca apparentabile alla serietà cultuale, al sacro. Huizinga unisce col plauso di Bataille il bambino, il poeta e il primitivo nella sfera del gioco sacro. Ma qui, oltre la connotazione di ateleologia, di dispendio, di inutilità, appare finalmente lo Hegel coceviano che Bataille nel frattempo, tra i primi scritti del 1929-30 e il 51, ha abbondantemente studiato e letto. Appare Hegel di Coceva attraverso il tema della rivalità. La guerra manifesta la sua parentela con la competizione ludica, aveva affermato Huizinga. Ma Bataille nota, essa esagera i tratti orrendi di una rivalità che cessa di essere esuberanza, cioè la guerra in qualche modo va contro il tratto fondamentale del gioco, che è il dispendio, l'esuberanza, mostra un elemento sordido che è in nuce in ogni rivalità. Rivalità, ovviamente, risuona la sfida tra le due autocoscienze, almeno nella lettura coceviana. Bataille coglie qui il limite della proposta di Huizinga, vale a dire che il gioco abbia una tendenza all'ordine e che quest'ordine si esprima nella tendenza di Huizinga a considerare il ludico come una funzione del culturale. Ma se vogliamo giudicare a partire da una cultura così estesa, occorre partire dal fatto che essenzialmente essa si è poggiata su dei terrori primitivi, il cui effetto immediato si manifestava sotto la forma di interdetti. Sono gli interdetti a distinguere in maniera fondamentale gli uomini dagli animali. Potremmo essere tentati di percepire qui i limiti di Huizinga. Tutto sarebbe gioco nella cultura, ad eccezione degli interdetti. Solo gli interdetti non sono gioco, per Huizinga. Per Bataille non è così. Il gioco ha a che fare con gli interdetti, precisamente in virtù dei suoi pezzi, i pezzi di gioco, che anche lui, come Lefebvre con Sarà, vuole continuare a fracassare. Se il sacro, la sfera del sacro, ha a che fare col gioco è perché considera dialetticamente al proprio interno il disordine, non l'ordine. Se la sfera del sacro è quella della regola, lo è nella misura in cui è quella del dereglement, la deregolamentazione. Gli interdetti testimoniano innanzitutto dell'esuberanza umana, sono delle reazioni che risultano dall'urto di un'attività seria. Il gioco, mi sembra, è un disordine limitato. E qui Hegel viene visto appunto dalla parte opposta rispetto alla sfera del gioco, nella serietà ufficiale del lavoro, in quanto generato dal valore negativo di non voler morire. Ed è questo che annuncia l'odierna sovranità del lavoro, che subordina ogni cosa alla paura di morire. Questi giochi minori, questi campi da golf e questi turismi di massa, queste filosofie esangui, sono il riflesso di questa triste umanità che preferisce il lavoro alla morte.
Bataille in questi stessi mesi ovviamente sta pensando anche ai suoi, al suo concetto di sovranità ateliologico, ma dialetticamente tende a spostare nella forma informe la percezione della trasgressione, trasgressione che è innanzitutto trasgressione della animalità. Il tardo saggio di Bataille del 1955 sui disegni ritrovati nelle grotte di Lascaux in Francia si apre con la dichiarazione poco sobria che ciò che distinse l'uomo dalla bestia ha in effetti assunto per noi la forma spettacolare di un miracolo. Il miracolo è una creatio ex nihilo. L'uomo di Lascaux creò dal nulla il mondo dell'arte, nel quale ebbe inizio la comunicazione tra spiriti. È, diciamo, l'ultimo capitolo, non solo della mia relazione, ma anche del rapporto di Bataille con l'arte. Il miracolo si determina come destinato a noi, è un per noi, ed è una forma di comunicazione, l'inizio della comunicazione come segno cieco. Bataille coglie la profonda estraneità nel fatto stesso della comparsa di un per noi. Solo per noi l'arte è espressione immortale. Non teme l'ingenuità di avvalorare, di dare valore a un'arte, Georges Bataille, che l'arte cioè sia l'espressione immortale dei riflessi della vita interiore. E usa un aggettivo a lui caro: l'arte è la rappresentazione inutile, questo è l'aggettivo, di quei segni seducenti che nascono da un'emozione e si rivolgono a essa. Bataille inizialmente si sofferma, per descrivere l'inizio dell'arte, sull'antico tema kantiano anche del disinteresse e del giudizio riflettente che è all'opera nel comunicare e riflettere un'emozione, per poi tornare a premere sul tasto del miracolo dal punto di vista della sua ricezione. È la brama di miracolo nell'arte come nella passione, l'aspirazione più profonda della vita. L'insperato è il miracolo, l'insperato costituisce le nostre fibre emotive perché è l'oggetto di quell'emozione immaginativa chiamata speranza. Bataille aggiunge poi un elemento indimostrabile nella sua spiegazione, un elemento che potremmo chiamare di sociologia del primo artista. Si chiede cosa dovevano provare quegli uomini di fronte a quest'opera, gli uomini primitivi, quest'opera presso i quali queste pitture ebbero di sicuro un immenso prestigio. Noi non lo sappiamo assolutamente, non sappiamo assolutamente se i primi artisti godevano di immenso prestigio, è una notazione di Bataille. Però è fondamentale questa notazione perché costituisce una sorta di rete sociale rispetto a questo miracolo. La sociologia di un inatteso, l'opera d'arte, in quanto meravigliosa, costituisce prestigio. Ma perché procura meraviglia? Perché, come al solito, dialetticamente in Bataille è anche terribile. Per la prima volta, afferma Bataille, il comportamento umano nei confronti della morte indica la presenza di un valore nuovo. I morti, qui Bataille sta descrivendo la famosa immagine dell'uomo morto di fronte al bisonte nella grotta di Lascaux, i morti, almeno nell'aspetto dei loro volti, affascinavano i vivi, che si sforzarono di vietarne l'avvicinamento, limitando quei contatti che sono autorizzati con gli oggetti ordinari. Il divieto consiste proprio in questa limitazione fascinosa imposta dall'uomo al movimento degli esseri e delle cose. Gli oggetti deputati a tale sentimento di terrore sono sacri. Ecco, in questa costituzione appunto di una parentela, di un nesso strettissimo tra divieto e sacro, tra limitazione e fascino, Bataille riscopre appunto il valore dell'opera di Huizinga. Dice: l'apporto del Sapiens è paradossale, lo ha dimostrato Huizinga. La definizione di Homo Ludens si adatta non solo a colui la cui opera conferì alla vita umana la virtù e il chiarore dell'arte, ma è l'intera umanità a essersi definita tramite questo. L'intera umanità gioca con il limite, gioca con la trasgressione e lo fa nel momento in cui nasce. No, non so quanto tempo ancora, forse sto già abusando. Vado verso la conclusione. Bataille, in questi scritti che sono tutti apparentati, appunto, in cui si mescolano la sua attenzione a costituire un nuovo concetto di sovranità non confondibile con la Herrschaft hegeliana, mira a conferire un ruolo anche alla filosofia. Verso la fine, in quello scritto che ho già citato inizialmente, Al di là del serio, Bataille si rende conto
che la sostituzione di ciò che è conosciuto con lo sconosciuto, ciò che è conosciuto con l'insperato, il miracolo, può assumere appunto un tratto artistico, erotico, poetico, ma aggiunge anche il filosofo nel suo momento di sovranità autentica deve darsi in qualche modo alla follia, a questa ulteriorità rispetto al discorso razionale concluso. È come se il linguaggio della filosofia, sto citando, dovesse, non dico sempre, né per prima cosa, ma alla fine, divenire folle. Sta parlando di se stesso, evidentemente. Non di una follia aperta all'arbitrario, ma folle in quanto manchi fondamentalmente di serietà, in quanto smorzi il buonsenso e salga con levità alle altezze dove il pensiero cerca solo la caduta vertiginosa del pensiero. Mai è stato più rigoroso che nello slancio che lo porta oltre la serietà. Non mi importa che i piedi torti del pensiero non mi seguano, e se a volte le compiacenze della poesia danno l'illusione di impeccabili capriole, tanto peggio. L'ultima parola della filosofia è appannaggio di chi saggiamente perde la testa. Questa caduta vertiginosa non è la morte, ma la soddisfazione. La soddisfazione del filosofo viene individuata appunto in una pratica linguistica della follia. La sua saggezza, la sua soddisfazione è appunto nella caduta del linguaggio. In un passo cancellato dello stesso testo, al di là del serio, Bataille mostra di aver inteso il punto hegeliano dell'inesistenza dell'immediato, però, cioè la caduta alla fine del sistema, la caduta del sapere assoluto, non è una ricaduta nell'immediato. Questo è il punto. La fenomenologia dello spirito, dice Bataille, dipinge la progressione lenta dell'interiorità che ci compone e i giochi dell'attesa e del ripudio, della speranza e della rabbia che ci trasformano in macchinazione. Questi giochi ci allontanano da un fondamento, da un dato naturale, esso stesso assai lontano da un immediato vero. Ma l'immediato non ha senso, l'immediato è il non senso, è, prima della posizione di un senso qualsiasi, l'essere indifferenziato, che non differisce dal non essere. Per Hegel l'immediato è detestabile, solo l'immediato è degno di interesse. Credo che su questo punto abbia ragione Hegel, contro coloro che rimpiangono un momento anteriore, meno lontano dall'immediato. La nostalgia del passato non è che un'eleganza, tutto sommato comica. Ci priva infatti del solo senso che ha avuto il passato, l'avvenire che aveva davanti a lui e che adesso è scaduto. Il passato che la nostalgia ci rappresenta non è il passato, è il passato privato del senso che si dava da solo, quando vi era implicato l'avvenire. È il riflesso che giovanilmente il turista prende per la verità del mondo. Questa critica del turismo che ritorna incredibilmente, ci sono questi ritorni di alcune figure nell'ultimo Bataille, si radica appunto il dar ragione a Hegel, nel non individuare la fine della filosofia in qualcosa di nuovamente mediato, non c'è un ritorno a un'origine che non esiste appunto. Questa critica della nostalgia è molto segnante per Bataille. Bataille morirà nel 62. Nel 63 viene riedito in Germania il concetto di politico di Carl Schmitt, dove si aggiungono alcune note fondamentali per capire. Sì, arrivo. sì, giustamente. Si aggiungono alcune note fondamentali. Schmitt ne aggiunge una che richiama la recensione che Leo Strauss nel 1932, Leo Strauss, amico strano di Kochev, aveva scritto una recensione del 32 e Schmitt la rievoca. Strauss si era soffermato su un punto in cui Schmitt aveva parlato della cosa sarebbe successo una volta, eventualmente, qualora fosse caduta la distinzione di amico e nemico nel mondo. Esisterebbe, aveva detto Schmitt, soltanto una concezione del mondo, una cultura, un'economia, una morale, un diritto, un'arte, uno svago non contaminate dalla politica, ma non vi sarebbe più né politica né Stato. A questa affermazione dal tono apocalittico, vagamente apocalittico, Strauss aveva chiosato come l'opzione schmittiana contro lo svago, l'intrattenimento, Unterhaltung, fosse in realtà quella di una chiara partizione tra ciò che è serio, e quindi morale, e ciò che è serio non è.
aveva detto Strauss. È impossibile menzionare politica e Stato insieme a intrattenimento per Schmitt. L'unica garanzia che il mondo non diventi un mondo di intrattenimento sono la politica e lo Stato. Perciò ciò che vogliono gli avversari del politico arriva a una produzione di un mondo di intrattenimento, un mondo del divertimento, un mondo senza serietà. Schmitt aveva, nel 63, aveva scritto: Strauss punta giustamente il dito contro il mio termine svago, Unterhaltung. Il termine infatti non è appropriato, corrisponde allo stato incompleto della mia riflessione di allora. Oggi direi Spiel, gioco, per esprimere con maggior pregnanza il concetto opposto a serietà, Ernst. In tutte queste mie espressioni Spiel andrebbe tradotto con play. Nel termine da me impiegato di svago sono presenti anche riferimenti allo sport, all'impiego del tempo libero, ai nuovi fenomeni di una società del superfluo. Quindi Spiel contro Ernst, praticamente Huizinga di nuovo riadattato nel 1963 per parlare di Strauss contro, per parlare contro Strauss e con Strauss. Molto molto simile alla conclusione della nota di Kojève, che è stata menzionata infinite volte, giustamente è un convegno su Kojève, cioè gli animali post-storici della specie Homo sapiens, che vivranno in piena abbondanza e sicurezza, saranno contenti, non felici, contenti, in funzione del loro comportamento artistico, erotico e ludico. E quello sarà l'annientamento definitivo dell'uomo propriamente detto, ovvero dell'uomo che lavora e che lotta, dell'uomo serio. Ho concluso, grazie. Ringraziamo Massimo Palma per questo intervento. Volevo solo sottolineare che nell'edizione integrale di Homo Sacer Agamben scrive una lunga nota su questo tema del gioco e del serio, che appunto vengono messi in campo per interrogarsi sulla struttura del politico. Poi il mio unico commento icastico a questa bellissima relazione è che veramente, se già in Kojève la dialettica hegeliana, il negativo di Hegel, subisce delle manipolazioni spericolate, qui siamo a un livello di spericolatezza però che mantiene un tratto serio, secondo me. Un tratto serio, perché comunque sappiamo che Bataille esprime una certa crisi, no? Della cultura francese di quegli anni, ma che quindi è un autore che secondo me va letto, anche se tutte le volte che a me qualcuno che studia Bataille mi chiede dei riferimenti hegeliani, io non so mai che dirgli, perché non è facile. Per esempio la nozione di Befriedigung è una nozione di soddisfazione chiaramente hegeliana, no? Ripresa pure da Kojève, ma poi l'uso che ne fa Bataille è tutto da riconsiderare. Va bene, apriamo, ci sono domande, interventi, considerazioni, tenendo conto che purtroppo, per una ragione che alcuni di noi hanno un treno poco dopo le 6, alle 6 chiudiamo comunque. Non ho capito. Che dici? Sì, chi vuole, io mi tolgo. Chi vuole intervenire? Cioè, prego. Vengono registrate le domande. Le curiosità vengono registrate. Volevo chiedere, quindi abbiamo parlato di Hegel con il dadaismo, in correlazione anche col dadaismo, del concetto di assoluto, e quindi come colleghiamo questo concetto al nonsense, di cui alcune volte il dadaismo si fa anche portavoce, e di cui anche il dadaismo linguisticamente è un nonsense già di suo. E poi ho anche altre domande per il professore.
per Kandinsky, con cui condivido anche questa ricerca artistica, soprattutto sul concetto di opera d'arte, sull'utilità dell'opera d'arte vista come qualcosa di finito, come proprio l'opera d'arte in sé. Mi chiedevo se in Kandinsky qual è proprio il fine ultimo dell'opera d'arte, se c'è un senso emozionale, quello che adesso possiamo dire che porta all'esperienza estetica, che porta all'esperienza anche empatica, se ha un fine utilitaristico, e per utilitaristico si può anche intendere il mettere sulla tela l'invisibile poi nel visibile, e anche in Kandinsky quindi la musica, la melodia che lui sono un'ispirazione importante, oppure se possiamo parlare del concetto di arte per l'arte, quindi arte proprio vista in maniera indipendente. E sempre in correlazione a Kandinsky, il 1936 è un anno importante perché viene pubblicato il saggio sulla riproducibilità tecnica, quindi come si entra in correlazione con il concetto di arte pura, di arte sempre nuova e di arte reale che abbiamo visto in Kandinsky. Scusate. No, sì, chiudo, tanto è molto semplice la risposta su Hegel e il dadaismo. Quello è un nesso che io ho svolto sulla base di una provocazione di battaglia, evidentemente, che riduce incredibilmente, diciamo, il dadaismo a una sorta di hegelismo rovesciato, insomma facilmente rovesciabile in nichilismo, semplicemente perché per quella frase di Zara, secondo cui appunto l'assenza di sistema è anch'esso un sistema, ma simpatica, che è evidentemente un ribaltamento in chiave nichilistica del panlogismo hegeliano. Cioè, battaglia gioco abbastanza semplice nel vedere come non dar senso a nulla e dell'usare la semiosi come produzione indefinita di non sense possa essere letta appunto come una sorta di pigrizia del pensiero che non connette i pezzi, non connette i singoli segni in un quadro coerente, ma preferisce lasciare una produzione indeterminata di affermazioni belle o non belle. Quello è il problema poi di sottofondo, cioè si può considerare quei pezzi di cui Lefebvre dice sono belli, sono lo stesso belli, sono davvero belli? Questa è la domanda di fondo, insomma, su quali basi potremmo parlare di dadaismo come un movimento che produce arte bella. Ovviamente tutto questo è fatto in chiave molto provocatoria. È assurda la lettura battagliana, è spinta al limite dell'assurdo, ma è appunto è un sintomo di un modo di fare polemica all'epoca all'interno delle avanguardie, e che poi prenderà una piega del tutto particolare per lui, perché poi Hegel lui lo studierà veramente, nel 29 non l'aveva studiato affatto. Questo è l'elemento interessante. Sì, infatti, così come anche provocatoria, molte volte anche il dadaismo in sé. Sì, sì, è provocazione pura. Dunque, per quanto riguarda Kandinsky, la risposta la dà Kandinsky stesso. Ci sono due cose che dice Kandinsky che sono utili per rispondere alla prima parte della tua domanda. E cioè, Kandinsky dice, non esiste un problema della forma. La seconda cosa dice, non importa il come, ma importa il che cosa. Quindi l'arte per l'arte è totalmente escluso dall'orizzonte di Kandinsky. Kandinsky vuole sempre, come dire qualcosa col suo lavoro, vuole sempre, diciamo, implicare una realtà, appunto, e questa insistenza sul reale che poi diventa il concreto in Kojève, che è questo dall'inizio, cioè dallo spirituale nell'arte, che ancora non è un libro sull'arte astratta, sta in quella direzione. Rückblick che citava Sabina, le cose degli anni 20, degli anni 30 fino alla fine, io li ho riletti un po' tutti e non c'è mai un'idea di una forma fine a se stessa. La forma è sempre, come dire, espressione di qualcosa. All'inizio è più espressione dell'emozione, poi sempre di più diventa espressione di una realtà. Poi Kandinsky scrive
a lungo, vive a lungo, è uno che tra l'altro poi approda all'arte relativamente tardi nella sua vita, quindi con una certa consapevolezza teorica che va via via sviluppandosi. E quanto al rapporto con Benjamin e con l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, sono due mondi veramente totalmente scollati, perché il discorso di Benjamin parte dall'idea che la fotografia, il cinema, eccetera, siano delle arti senza un originale, infinitamente riproducibili, e che quindi abbiano proprio una natura diversa da quella che ancora Kandinsky pensa come natura specifica dell'arte. Quindi sono proprio due modi di pensare, proprio due mondi diversi, ecco, perché il cinema, la fotografia stanno dentro una realtà che è una realtà industriale, dentro una realtà meccanica, che non è la realtà di Kandinsky. Non è la necessità interiore di Kandinsky è un mondo completamente diverso, spiritualista, insomma. E anche la musica, comunque. La musica, diciamo, l'analogia musicale Kandinsky la prende da tutto un pensiero simbolista che ha pensato all'arte in generale, al paradigma della musica come riferimento della poesia, della pittura, eccetera. C'è proprio un trasferimento, no, del paradigma da quello letterario, narrativo, poetico, eccetera, a quello musicale, proprio perché la musica, in quanto arte molto astratta, no, poteva essere un'indicazione di un modo diverso di esprimere, ecco. Cioè, un po' l'origine di forme d'arte non oggettuali è spesso il musicalismo, da Whistler nella pittura, a Churlionis, e poi Kupka, e poi Kandinsky, eccetera. Cioè, una delle linee per lasciare l'arte oggettuale, per così dire, è proprio quello dell'analogia tra pittura e musica. Sì, infatti mi venivano in mente le composizioni, le varie composizioni anche astratte, possiamo dire. Ma c'è di più, cioè Kandinsky e altri suoi, diciamo, qualcuno di quelli che ho nominato, Kupka in particolare, Churlionis in particolare, cercano proprio la sinestesia tra il colore e la nota musicale, quindi diciamo lì c'è proprio una solidarietà molto precisa fra le due arti che ricercano. Quindi quello è proprio un nodo che ci è in fondo abbastanza chiaro nella storia dell'arte, cioè c'è stato un gruppo di artisti che ha cercato fatti sinestetici di rapporto fra le note musicali e i colori e le forme, ma in particolare i colori. Quindi insomma, ci sono stati esperimenti di tentativo di mettere in risonanza i colori con le note musicali, proprio di creare la stessa sensazione. Quindi sì, insomma, c'è, questo sì. Grazie. Posso chiedere una cosa io? Che si riferisce alla domanda sull'art pour l'art, che forse non ha avuto una... appunto, in riferimento al saggio di Beniaminiano, che attacca frontalmente l'arte, diciamo la concezione dell'art pour l'art, questa lettura gogeviana dello zio ha una... non, a vostro parere, insomma, lo dico da profano di questi argomenti, non va in direzione di in qualche modo isolare ontologicamente la sfera della creazione artistica con un'assoluta noncuranza verso appunto la rete sociale in cui viene creata l'opera e in cui viene recepita l'opera? Diciamo, in modo singolare per un autore che stava nel frattempo costituendo, diciamo, il momento primigenio dell'umanità proprio in un fatto sociale totale, potremmo dire, che è quello della lotta per il riconoscimento.
dipende se l'art pour l'art significa un'arte staccata dalla società, ma mi sembra che l'art pour l'art significa l'arte che è autosignificante. L'arte di Kandinsky, come il concreto di Kojève su Kandinsky, non mi sembra che sia un'arte che significa se stessa, ma mi sembra che rinviano un mondo, no? Che il mondo dell'inesistente di Kojève, che è questo mondo con un'accentuazione forse più spirituale di Kandinsky, però ecco che ci sia sempre rinvio a qualcosa che si incarna nella forma ma non la esaurisce, tant'è che non si approda al nero permanente, no? Cioè non si approda a una situazione in cui i conflitti in un certo senso si estinguono. C'è stata un'arte nera che è quella di Ad Reinhardt, ma lì l'orizzonte è diverso, è di annullamento, della cancellazione, quando l'arte è pura completamente. In Ad Reinhardt, quando l'arte è arte e non è nient'altro, allora si arriva al nero totale, cioè si arrivano ai 9 quadrati neri messi uno accanto all'altro con gradazioni di nere un pochino diverse una dall'altra, ma non tali da far registrare un vero mutamento, e si arriva al totale annullamento. E quello è, come dire, tendenzialmente dove arriva l'arte per l'arte, intendendo come arte per l'arte un formalismo assoluto in termini di arte visiva. Kandinsky non vuole esprimere questo, vuole esprimere qualcos'altro, e Kojève, che interpreta Kandinsky, a me sembra che voglia esprimere qualcosa di molto simile a quello che intende Kandinsky. È, come dire, è un mondo reale lì dentro, non è un mondo di pura forma, ripeto. È più importante il che cosa che non il come per Kandinsky. Per quanto riguarda l'arte per l'arte, direi. Giusto una cosa per le tele nere: quando Kojève usa l'espressione nelle lettere tele nere, non sta parlando di una tela, cioè sta parlando del rapporto fra pittura, rappresentazione e. Sì, sì. Quindi diciamo, e non è un caso che poi cambia idea, cioè la possibilità, il rapporto fra rappresentazione e pittura. Tant'è che si riapre, infatti quello che poi a una prima lettura del saggio lascia interdetti, dice: allora, alla fine di questa storia perché ci possono essere tante forme? Non ne basterebbe una sola. Poi invece, leggendo il saggio, uno si rende conto che è proprio che si apre lo spazio per. Si continuano a dipingere quadri e i libri non si scrivono più, diciamo. Può continuare a dipingere i quadri anche dopo la fine della storia. Però questo lo dice, secondo me, nel 36 e non nel 20, perché nel frattempo c'è andato Hegel. Cioè, ma diciamo. Dal 20 al 36, anche perché Kojève è cambiato. È cambiato moltissimo, e secondo me poi cambia anche in rapporto a Kandinsky stesso. Kandinsky, perché Kandinsky gli indica delle cose che nel 20 ancora non ci sono in una maniera così netta, in maniera così chiara, no? No, nulla interessante da dire, nel senso che giusto un paio di annotazioni che mi sono venute in mente ascoltandovi. Io terrei presente una cosa che mi pare fondamentale nella discussione. Nel 20 Kojève aveva 18 anni, il rapporto con lo zio Kandinsky era praticamente inesistente allora. Del testo del 36, la connessione con il pensiero di Benjamin, questa è sempre stata una mia
così illazione non supportata da nulla, però se davvero c'è, io la vedo più che altro nell'idea di inesistente, nel concetto di aura benjaminiana, nel senso che quando quelle riflessioni molto giovanili, quindi molto immature se volete, poi naturalmente possiamo discutere sul fatto che uno a 18 anni faccia delle riflessioni del genere, sull'inesistente io lo vedo molto più prossimo, forse l'unica prossimità con il pensiero benjaminiano. Perché c'è Laura? Perché sì. C'è Laura, cioè tra la fotografia e l'arte c'è qualcosa di impalpabile che è Laura. Sì, sì, in altri termini diciamo che i due sviluppano la stessa nozione. E poi per quanto riguarda il saggio del 36, a me ha stupito sempre il fatto che Kandinsky dice la mia arte è reale. E lo capisco perfettamente che lui utilizzi questo termine. Kochev nel saggio dice, no, la tua arte è concreta, e lo dice in maniera talmente convincente che lo zio poi deciderà di utilizzare questa dizione. La cosa che mi ha sempre colpito e mi colpisce in relazione al fatto che sono entrambi russi, profondamente russi, nel senso che molte delle riflessioni, in particolare Kocheviane, ma anche di Kandinsky, Kochev si addottora con Jaspers una tesi sulla metafisica religiosa di Soloviov. Soloviov è questo autore russo che è considerato l'Hegel russo, e quindi c'è una carica metafisica. Io sono abbastanza convinto del fatto, se ne parlava stamattina con Paolo Vinci, l'interpretazione, la fenomenologia, le lezioni sulla fenomenologia dello spirito è un'interpretazione atea di qualcuno che non vuole rinunciare a una metafisica, e quella metafisica lì viene dai russi. E il riferimento al testo su Kandinsky a me stupisce sempre che non compaia, o perlomeno non compaia così come io pensavo di vederla, la parola verità. Ecco, su questo vorrei un tuo parere, Sabina, anche tuo Claudio, nel senso che non c'è mai l'idea dell'arte come verità, che è un'idea che aveva una sua dignità all'epoca e che ha avuto alterne fortune, però insomma, perché l'albero è reale, è concreto? Però né Kochev né Kandinsky lo conosco molto meno, però è interessante che non dicano mai che l'albero vero è, vabbè, è quella roba lì, però nel momento in cui io lo dipingo quell'albero, lo statuto di verità non viene mai discusso da Kochev. Ecco, magari, insomma, non so se è una notazione... Sì, diciamo, non c'è il concetto di verità come adeguazione, perché quello che interessa in realtà a Kochev è proprio individuare la differenza fra le due, fra l'albero reale e la rappresentazione. Quindi no, non c'è il concetto di verità. Diciamo, non in termini così espliciti, però c'è, diciamo, comunque sempre un riferimento al mondo come oggetto di sensazioni, di percezioni, però non c'è neanche un concetto di diciamo, non viene meno il concetto di mimesis, non c'è l'idea hegeliana, come accennavo alla fine, all'arte come manifestazione di uno spirito del popolo, perché sostanzialmente non gli interessa. Lui gioca veramente, almeno questa è l'impressione, sul rapporto astratto concreto, quindi al di fuori di quell'orizzonte che è il prisma attraverso cui si interroga sulla pittura, non gli interessa una riflessione sul ruolo, per esempio, storico, sociale, politico dell'arte, e quindi forse in questo senso anche il concetto di verità, diciamo, è implicito in una certa forma di ragionamento in cui mobilita due concetti, ma non è necessario convocarlo esplicitamente nel contesto. Quando poi usa il termine reale, in qualche modo può essere un'accezione di verità, volendo, anche se è meno metafisicamente pesante. Sono dello stesso avviso. La stessa domanda mi sono posto io: perché a un certo punto non dice i dipinti concreti sono veri, cioè il mondo vero è quello dei dipinti concreti? Perché te lo aspetti e lui però non lo dice. C'ha ragione Sabina, secondo me lo dice non dicendolo, in una maniera che è un po' più lieve di quanto non sarebbe nel dire esplicitamente
verità. Io stavo cercando di andare con la mente a tutti gli altri artisti che scrivono in questi stessi anni. In realtà non c'è nessuno che affermi, secondo me, positivamente una cosa, dicendo la verità è questa, non è Mondrian, non è Malevich, che è uno scrittore, diciamo, molto, molto russo, ma anche molto meno teoricamente avvertito di Mondrian, che è uno scrittore molto noioso ma anche molto dettagliato su quello che fa. Non c'è Incle, il cui mondo però è sostanzialmente diverso da quello di questi qui, in cui l'orizzonte spirituale è sempre presente. Quindi effettivamente forse dobbiamo contentarci di dire che non c'è e continuare a mantenere aperta la domanda. Ciao Massimo, scusate, vecchi amici che ci conosciamo da anni. Se posso dare un contributo anche rispetto all'intervento precedente sull'art pour l'art, nel senso che io vedo innanzitutto in realtà una certa distanza, almeno mi pare, tra Benjamin e Kojève. Per capire un po' di più la questione dell'art pour l'art in Benjamin, secondo me dobbiamo allargare il discorso anche alla questione della letteratura per Benjamin, cioè non soltanto andare diritti sparati al saggio del 36 sull'opera d'arte, dobbiamo pensare un pochino prima, qualche anno prima, e cioè tutta la genesi dei passaggi dal 27, passando per il saggio sul surrealismo, dove lì Benjamin si accorge in piena coscienza, credo per la prima volta forse, del ruolo politico della letteratura e dell'arte con i surrealisti, e poi il viaggio a Mosca, e la scoperta della letteratura sovietica, il ruolo dell'intellettuale sovietico nella rivoluzione e nella stagione leninista, e poi il ruolo dello scrittore francese Gide, e poi la letteratura reazionaria in Francia, la letteratura fascista in Francia. La seconda lettera da Parigi è esplicitamente un testo sulla questione dell'art pour l'art e su quello, in qualche modo, quella risposta, quell'ampliamento di quella brevissima osservazione dell'exposé in cui Benjamin, parlando di Wagner, l'unico momento in cui parla di Wagner, scrive che sotto la bandiera dell'art pour l'art si sono diciamo radunati i conservatori dell'arte pura, cioè coloro che pensano ancora all'arte, a un'idea di arte che ormai in qualche modo è una, ormai il termine si può usare perché Benjamin conosce Korsch, ormai conosce Lukács, in cui si è reificato un concetto di arte borghese, di arte pura. E allora è quella dinamica tra arte pura come art pour l'art e arte nell'epoca della riproducibilità tecnica come una novità che in qualche modo esce fuori dal sempre uguale e che può riproporre una qualche sua autonomia senza essere arte pura.
E in questa sottile ma fondamentale differenza, sulla quale io sono convinto che abbia continuato, abbia ripreso a lavorare Adorno fino alle pagine, non solo fino alle pagine della dialettica dell'illuminismo, cioè al ragionamento sull'industria culturale che non è arte di massa, che non è arte di massa, come scrive nel resumé sull'industria culturale, no? Ma fino alla teoria estetica, fin giù alla teoria estetica. Ma per tornare a Benjamin, è lì ed è esattamente in questa costellazione che copre, se vogliamo, tutto l'arco degli anni 30 della riflessione di Benjamin. È lì che bisogna in qualche modo non soltanto fare i conti, ripeto, con l'arte l'art pour l'art visiva, nelle arti visive, ma è un discorso ancor più. E poi Baudelaire. In fondo Baudelaire è esattamente l'ambiguità, la contraddizione, la difficoltà in cui si trova Baudelaire, è proprio quella che da un lato anche lui in qualche modo, suo malgrado, si raduna sotto la bandiera dell'art pour l'art e contemporaneamente però tenta la strada del nuovo, del sempre uguale, eccetera, eccetera. Adesso non la voglio far tanto lunga, ma più o meno era questo il discorso. Brevissimissima notazione sulla questione della musica. Insomma, ti ricordi, ne avevamo parlato un sacco di volte anni fa. Io mi sono occupato di Schoenberg e anche dei rapporti che in qualche modo Schoenberg aveva avuto anche con Kandinsky, e ho scritto un testo su questa roba in cui grosso modo alla fine le conclusioni che mi venivano fuori era che c'è una certa irriducibilità tra l'idea musicale e l'idea pittorica. C'è un'irriducibilità in cui in qualche modo Schoenberg ne è stato il portabandiera. La mia interpretazione personale è data anche la natura, la radice ebraica della filosofia musicale di Schoenberg, però in qualche modo è difficile, se non attraverso delle capovolte sinestesiche, è difficile una qualche coniugazione tra l'idea musicale, cioè l'eidos musicale e l'eidos pittorico. Su questo naturalmente si può discutere quanto vogliamo, però nello specifico tra Kandinsky e nel caso di Schoenberg le cose sono piuttosto, cioè c'è una certa frattura a mio modo di vedere. Grazie. Però su questo io mi sentirei di dire che forse è la madre Russia che in qualche modo dà molto terreno. Ma proprio lui lo prende proprio da questo musicista russo. Su questo tema del concreto, che poi è trade union delle vostre relazioni, allora vi dico fino dove vi seguo e poi dove chiedo, perché in questo. Dunque, diciamo, è chiaro che in questa ridefinizione del rapporto fra concreto e astratto, il concreto sta non dal lato dell'essere, diciamo così, ma dal lato del creare o dal lato del sapere, diremmo chiaramente, non sta dal lato del dato, ma sta dal dato di un reale che non ha nulla di immediato. Abbiamo detto appunto sinonimo di concretezza per Kojève e per Kandinsky sono oggettivo, reale, metafisico. E però appunto nella conclusione allora di
e spirituale, sì, quindi metafisico, oggettivo, reale, spirituale, sono termini che ovviamente tradizionalmente non verrebbero associati alla concretezza, questo è l'elemento. Però Samina, nella ricostruzione che tu facevi, appunto alla fine, diciamo, la creazione, se l'arte non deve essere più rappresentazione, e quindi diciamo ci sganciamo da un'idea di arte astratta, e astratta perché arte astraente e estraente che rappresenta, entriamo in un dominio dell'arte come creazione. Vorrei sapere come si produce, diciamo, quella sparizione dell'artista creatore, cioè è quel passaggio su cui mi sono persa, nel senso, perché non se c'è creazione, creazione implica creatore, e quindi il ruolo di un artista che produce arte concreta è comunque mantenuto. Invece tu dicevi in una filosofia della fine dell'arte c'è una fine dell'artista, è questo elemento che volevo ricostruire. Appunto, continuando, diciamo, su questo tema del concreto comune, appunto, se in Kojève c'è tutto uno spostare il concreto dal lato del metafisico, dello spirituale, dell'oggettivo reale, e quindi forse la questione poi della verità non so se si pone anche perché appunto arte concreta è creazione come opposta a rappresentazione, ma la verità non è parametro che interseca necessariamente questa diade. Invece in Bataille, e ti chiedo se capisco, tutto questo discorso di recuperare lo spazio dai filosofi astratti e riportarlo verso la concretezza, ripensarlo come incongruità, discontinuità, è un modo per riportarlo anche alla natura, o meglio alla natura pensata come contronatura, cioè le discontinuità sono il mostruoso, una natura non concepita, diciamo, come armonia organica, lineare, ma come inciampo. Pensavo a, e quindi andiamo in due direzioni molto diverse, nel senso andiamo verso una rinaturalizzazione del concreto, non sto dicendo che è una nozione più scontata per forza, che la concretezza venga riportata alla natura per quanto natura che si rivolta contro se stessa e contro il proprio telos, però mi sembrano due mosse, quelle del pensare il concreto come metafisica, il concreto come natura, sebbene contronaturale, come due movimenti che vanno in direzioni opposte. Poi pensavo che per Hegel, appunto, invece in natura saltus non dator, cioè l'idea, effettivamente Hegel non è un pensatore che pensa la natura a partire dalla discontinuità, effettivamente è ciò che poi Bataille gli rimprovera su tutta la linea, diciamo, di essere un pensatore sempre comunque del telos. Però su questa cosa, e faccio appello a tutti gli hegeliani nella sala, allora, lo sappiamo, Bataille dà questa critica della filosofia hegeliana seria, troppo seria, filosofia del lavoro, in cui non c'è spazio per il gioco, non c'è spazio per lo scherzo, non c'è spazio per l'umorismo. C'è spazio per la commedia, sicuramente, perché Hegel è un grande pensatore della commedia, ne fa anche un genere superiore rispetto alla tragedia, un pensatore dell'ironia, anche se per criticarla, l'ironia romantica, non lo so, diciamo, c'è una dimensione dello scherzo, è una domanda davvero aperta, io non riesco a rispondere. C'è qualcosa per cui invece il gioco, non il gioco per forza come non senso, perché poi tu hai elaborato diverse accezioni attraverso cui la forma ludica può essere pensata, più o meno disordinate, più o meno a teleologiche, ma appunto c'è qualcosa per cui si può provare a dimostrare che la filosofia greca è sicuramente una filosofia del lavoro in cui lavorano tutti, dal servo al concetto, una filosofia in cui si lavora, però esistono dimensioni ludiche in Hegel. Una pista, diciamo, è quella di leggere la fenomenologia come una commedia, come commedia della coscienza, e Butler, insomma, è possibile pensarla come la commedia delle disavventure della coscienza, però sarebbe comunque una comicità che se non risponde, diciamo, a quella nozione della dépense che per Bataille è quintessenziale al gioco. Non so se... No, andiamo in ordine di concretezza. Allora, la domanda sul pittore, no, chiaramente il pittore c'è, perché qualcuno questi quadri li dipinge. Quando io dico che non c'è più il pittore, intendo dire che non c'è più il filosofo, diciamo, mentre rispetto alla filosofia il filosofo diventa saggio, per la pittura il pittore non c'è un altro nome per chiamare la figura stessa, ma non c'è più il pittore perché non c'è più il pittore come soggetto di mediazione fra fra l'oggetto e l'idea, fra il nulla e l'essere, fra questa coppia di... non c'è più la coscienza. Quindi è un'automanifestazione dell'idea, della dimensione metafisica, è l'idea, è una creazione.
è una creazione come una creazione di qualcosa, di oggetti che non esistono, con cui non ci fai niente, perché con il cerchio triangolo, come dire, non ci fai nulla. E quindi è creazione perché non è mimesis, ma hanno lo stesso statuto ontologico della natura, paradossalmente si avvicina alla natura e quindi non c'è più scarto fra spirituale e naturale, paradossalmente. E infatti secondo me, cioè, diciamo, non mi sembra che Kojève utilizzi mai il termine spirituale, e questa è una differenza rispetto a Kandinsky. Ah, non avete citato voi Kandinsky. Kandinsky sì, ma per Kojève non è spirituale, anzi, diciamo, secondo me è paradossalmente... è proprio il venir meno della dimensione spirituale, quindi della coscienza, ma è un ritorno a, diciamo, è l'idea di un oggetto che ha lo stesso statuto della natura. Quindi il pittore sì è qualcuno che dipinge, ma non è più uomo in senso proprio, diciamo, tant'è vero che si continuano a dipingere quadri un po'... Sì, la creazione di quelle forme, appunto, una creazione non è naturale, no? Quelle forme sono per forza create da un... da una qualche rielaborazione, no? Perché non esistono in natura. Però, vabbè, questo forse avrei qualcosa da aggiungere, ma aspetto prima che ti risponda. Io faccio un discorso che non c'entra niente, però, quindi non vorrei... facciamo una... Allora, succede, ma questo è un fatto, come dire, più che filosofico, sta un po' nella teoria dell'arte, che è una cosa, diciamo, un pochino diversa, nel senso che c'è un momento nella storia dell'arte europea, verso la fine del primo decennio e l'inizio del secondo decennio, in cui quasi tutti pensano, come pensa particolarmente Kandinsky nello spirituale e nell'arte, ma lo pensano tanti altri che non conoscevano Kandinsky, di Roger Fry, formalisti inglesi, e lo pensa Matisse, lo pensano quasi tutti, cioè che ci sia una circolarità, per così dire, dell'emozione. L'opera d'arte è un termine intermedio fra un artista creatore, l'opera e lo spettatore, la spettatrice, che recepiscono, per cui l'opera d'arte è qualcosa che sta veramente come un punto intermedio di pura trasmissione dell'emozione. Questa cosa tende a questa permeabilità tende a indurirsi, perché a irrigidirsi a un certo punto, per lasciare molto più spazio all'opera. Nel giro di pochissimi anni, secondo me, la concretezza avendoli letti di fila gli scritti di Kandinsky, questa cosa c'è anche in Kandinsky, cioè che ci sia in un qualche modo un pensare l'opera in una maniera meno immediatamente dipendente dall'emozione, dal sentimento dell'artista, e quindi, diciamo, come una creazione, non dico totalmente spersonalizzata, ma più spersonalizzata di quanto non avvenga in precedenza. Questo è qualcosa che si vede abbastanza chiaramente proprio da prima della prima guerra a dopo la prima guerra mondiale, è abbastanza, diciamo, si percepisce. Sì, sì, no, io su questa cosa dicevo solo, una pittura concreta che è più metafisica è chiaramente un prodotto più umano, diciamo così. Poi è ovvio che concretamente il pittore, diciamo, il pittore è pittore di pittura figurativa o di pittura metafisica, e c'è banalmente un soggetto creatore che è l'artista, quindi non era tanto sul rapporto tra arte e artista, dicevo proprio quella dimensione creativa proprio della pittura concreta, che è metafisica, è quanto di più innaturale possibile, quindi quanto di più è metafisica nel senso di ontologia, cioè di essere allo stesso livello del bicchiere, perché non c'è un filtro di percezione, non c'è la interazione. Sì, il discorso della natura e il rapporto, innanzitutto il problema della natura come inciampo, è molto icastico questa immagine. Sicuramente in Bataille c'è un'idea di natura come natura naturans, che produce, che è esuberante, che è essa stessa dispendiosa, che non calcola, e che non fa... Fa salti perché, ma i salti sono rappresentati dalle riflessioni umane, non so come
sono rappresentati da questo strano fenomeno che è la negatività umana. Nella grossissima semplificazione che fa Bataille di Hegel, l'elemento che torna sempre è che qualsiasi espressione umana è una negazione, è una negatività. Azione è negatività, ma azione vuol dire qualsiasi, veramente qualsiasi espressione umana. E quindi è come se fosse un enorme uno, una sostanza spinoziana, natura naturans, esuberante, dispendiosa, interrotta da azioni umane, ma come dei flash energetici, non so come dire, come dei fulmini che mandano su e giù la linea, ma la linea continua. E l'uomo è la coscienza di questa continuità interrompendola. Il discorso sul gioco è molto interessante perché mette in connessione appunto l'esuberanza della natura e la coscienza dell'uomo che qualsiasi elemento naturale in lui gli procura angoscia, e che però l'angoscia non è l'ultimo termine, ma su questa angoscia può giocare. Cos'è l'elemento naturale nell'uomo? La morte. La cosa più naturale che ha di fronte, la morte, ma il sangue, i fenomeni dell'erotismo, gli scoppi di risa ingiustificati, tutto questo ha un riflesso filosofico ed emotivo insieme. Questa continua patologizzazione della riflessione che è anche l'elemento disturbante in Bataille, nella scelta del lessico, nella lettura. Sul piano filosofico però è molto interessante perché a mio avviso mette veramente in questione non soltanto la lettura di Hegel come filosofo del lavoro continuo, della mediazione continua, del tutto che è utile a tutto, della mano che lava l'altra, no? Spirito estraneo. Ma mette in questione in realtà la lettura di Kojève, cioè va oltre Kojève e individua nel problema della serietà, fa il lavoro che Strauss fa su Schmitt sulla serietà come chiave di lettura della fenomenologia, della lotta per il riconoscimento. Capito? Bataille su Kojève fa lo stesso lavoro che Strauss fa su Schmitt. E qual è la chiave di fondo? Che la lettura kojèviana di Hegel è una lettura non soltanto heideggeriana, ma è anche una lettura schmittiana che ha avuto che è un piccolo filologicamente è dimostrabile più o meno, ma è in realtà poi introduce questo lessico dell'ostilità e della lotta per la vita e per la morte dentro un ambiente filosofico che non aveva mai visto questo tipo di letture, e lo fa con strumenti heideggeriani, marxiani, ma la sostanza è questa, di questa lettura di Hegel è una bellicizzazione della scena dello stato di natura hobbesiano, un'ulteriore bellicizzazione, estremizzazione, senza che Schmitt venga mai citato da Kojève pubblicamente, e questo ha degli effetti, questo secondo me ha molti effetti nella famosa storia degli effetti, si diceva, per giudicare Kojève. E infatti poi la riscoperta reciproca da Kojève e Schmitt testimonia di una sinergia ben approfondita, nonostante le prese di distanza, uno che fa il superiore rispetto all'altro. L'elemento interessante di Bataille è che Bataille in qualche modo se ne rende conto di questo tema profondo e cerca l'uscita, lo fa però attraverso il concetto di gioco, paradossalmente, perlomeno in alcuni, lo fa cercando un al di là del serio. Quando va a cercare al di là della serietà, sta dicendo non siamo soltanto riconoscimento, non è soltanto questa ostilità assoluta. Quanto ci sia in Hegel lo stesso tentativo non lo sappiamo, so che posso dire che Bataille cerca costantemente all'interno della biografia di Hegel delle testimonianze di quanto Hegel fosse stanco di se stesso, depresso, no? Cioè, io voglio essere il dente che duole nella bocca di Hegel, queste frasi a effetto meravigliose o inquietanti. Sono tutti tentativi di mostrare come in realtà sia l'ansia di sistema di Hegel sia un tentativo di curarsi, no? Rispetto a un problema che rimane fino alla fine. E questo, insomma, diciamo, lo dice al modo di Bataille, lo dice in modo che può essere irritante, ma
hegeliani rispetto a questo possono solo riconoscerlo il problema, ecco, raggiunge degli elementi del pensiero di Hegel che sono ai fondamenti, o si considera la delirante battaglia, oppure se lo si legge seriamente c'è del serio in questo gioco, sta giocando seriamente nel leggere Hegel, e in più sta andando contro quello che lui riconosce apertamente come suo maestro, in qualche modo. Questo. Non so se chiudiamo, se ci sono altre domande rapidissime, se c'è qualche hegeliano che vuole difendere la dimensione ludica la della filosofia di Hegel. Non c'è mai. Va bene, e allora non c'è mai un hegeliano. Allora ringraziamo i tre relatori e tutti voi per essere stati qui in questi giorni. Insomma, ci battiamo.